Quindi un successo, devo dire, sempre riconfermato. La giornata di ieri è stata veramente molto interessante. Di questo io ringrazio i relatori che hanno parlato ieri e i moderatori. E ringrazio anche il pubblico perché è stato veramente generoso in fatto di domande, domande molto belle, molto puntuali, ed è andato veramente tutto molto bene. Io, che sono un ignorante di paleoantropologia, ho imparato un sacco di cose e devo dire che l'argomento mi sta veramente appassionando. Visto che siamo in tema di ringraziamenti, voglio ringraziare il comitato scientifico che ha contribuito all'organizzazione di questo Darwin Day e in particolare dico un elenco di persone: Anna Alessandrello del Museo di Storia Naturale della Società di Scienze Naturali, Giorgio Bardelli, anche egli del Museo di Storia Naturale e Società Italiana di Scienze Naturali, Giuseppe Bogliani, Università degli Studi di Pavia e Società Italiana di Scienze Naturali, Salvatore Bordonaro del Centro Filippo Buonarroti. C'è la claque stamattina. Maurizio Casiraghi, che non è presente oggi ma che ringraziamo con molto affetto. Marco Cherin, che è una persona proprio molto dentro nel tema della paleoantropologia e non solo, che ha contribuito diciamo, a darci tantissimi preziosi consigli per l'organizzazione di questo Darwin Day. Ci sarei anch'io da ringraziare, ma non mi ringrazio da solo. Bruno Cozzi, che è Università di Padova e Società Italiana di Scienze Naturali. Marco Ferraguti, qui alla mia sinistra, dell'Università degli Studi di Milano Statale. Livia Molinari del Centro Filippo Buonarroti, Michela Podestà del Museo di Storia Naturale di Milano e della Società Italiana di Scienze Naturali, Stefano Scali del Museo di Storia Naturale di Milano, Marco Valle, direttore del Museo Civico di Scienze Naturali CAFFI di Bergamo e presidente della Società Italiana di Scienze Naturali, nonché Franca Zanichelli, consigliera della Società Italiana di Scienze Naturali. Voglio anche salutare i ragazzi che oggi sono qui presenti del Liceo Scientifico Linguistico Paolo Giovio di Como, che sono stati, come avete intuito, cooptati da Salvo Bordonaro per venire qui al Darwin Day, ma sono sicuro che troveranno molto stimolanti le comunicazioni di oggi. Il tema di oggi, non so se avete notato leggendo il programma, il Darwin Day è stato suddiviso in quattro sessioni, ognuna delle quali con un titolo brevissimo. La prima era Scimmie, la seconda Umani, quella di oggi, del mattino, è intitolata Espressione e affronterà vari temi legati all'uomo. Il primo dei quali molto impegnativo, ma sicuramente molto interessante, legato al tema della coscienza, ma non voglio anticipare il lavoro del nostro chairman. E mentre nel pomeriggio andremo ad affrontare un tema di grande attualità, che è l'utilizzo delle tecniche molecolari per lo studio degli uomini antichi. Quindi, scusa? E non solo. Quindi, diciamo che è un Darwin Day multisfaccettato e sicuramente molto interessante. Non voglio rubare altro tempo alla sessione e passo la parola al professor Marco Ferraguti, chairman di questa prima sessione. Fregati dalle password. Buongiorno a tutti. Volevo cominciare questa sessione con un ricordo di un uomo formidabile, la cui immagine
con anche uno dei suoi argomenti di ricerca in testa, vedete dietro le mie spalle. Quest'uomo era Valerio Sbordoni, è morto improvvisamente il giorno 6, da par suo, cioè appena tornato da un viaggio di raccolta in Vietnam. Sbordoni per tutta la sua vita è stato un grande zoologo, un grande speleologo, un grande entomologo e un grande evoluzionista all'Università di Roma Tor Vergata. Il rettore ha scritto di lui: la sua naturale e irrefrenabile curiosità verso la natura, di cui aveva una grande conoscenza. Il suo spirito di avventura e di esplorazione lo ha spinto in angoli remoti del mondo, dove ha scoperto numerose specie nuove, dalle grotte del Messico alle montagne himalayane. Ecco, mi sembrava giusto, anche perché Sbordoni è stato ospite di questo Darwin Day almeno un paio di volte, non riusciamo a ricostruire bene, ma almeno un paio di volte c'è stato. Ecco, bene, ora occupandoci invece dell'argomento di stamattina, si potrebbe dire che uno dei due titoli di questo Darwin Day, e cioè Essere uomo, potrebbe essere il titolo della mattinata di oggi. Non so chi di voi ha più o meno la mia età, no? Avrà colto qua e là nella letteratura, devo dire in particolare nella letteratura umanistica, questo tentativo spasmodico di trovare differenze fra l'uomo e gli animali. Tra l'altro, come se gli animali fossero una cosa sola, dagli ippopotami alle zanzare. E così, nella mia fantasia, o se riguardo al mio passato, ognuna di queste differenze che è stata tirata fuori è stata poi abbattuta da ricerche successive, per cui forse sarebbe anche ora di smetterla di andare a cercare queste mitiche differenze fra uomo e animali. Certo è che gli argomenti di cui sentiremo parlare stamattina hanno a che fare con delle caratteristiche che mi sentirei di dire sono abbastanza tipicamente umane, no? E quindi avremo la coscienza, avremo il linguaggio, avremo l'arte e avremo gli strumenti uno dopo l'altro, ma io non voglio portar via tempo alle persone che hanno qualcosa da dire su questi argomenti, e quindi ora do la parola a Claudio Bandi con una certa emozione, si può dire? Perché Claudio Bandi è quello che ha preso il mio posto all'università, e contrariamente a quello che succede in molti casi, io gli voglio molto bene, sono molto contento che lui, che una persona come lui abbia preso il mio posto. Claudio Bandi fondamentalmente nasce come un parassitologo animale, però si è occupato di tantissime cose. Quella che mi piace di più ricordare è la simbiosi in tutte le sue fantastiche forme. Insegna evoluzione biologica e storia della biologia, storia e filosofia della scienza, più una serie di altre cose. Insomma, insegna tantissimo al Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Milano. Claudio. Bene, grazie naturalmente all'organizzazione. Giorgio ha ringraziato molte persone e a questo punto io ringrazio lui, diciamo gli altri non è necessario, ma è ovvio che siamo qui grazie a questo sforzo e all'entusiasmo delle persone che rendono da ormai da più di 20 anni attivo e vivo il Darwin Day a Milano. Benissimo, quindi, e grazie naturalmente a Marco. Il tema è un tema difficile, vi propongo una frase in un dizionario di psicologia che dice della coscienza: nulla che valga la pena di essere citato, menzionato, ricordato sulla coscienza vale la pena di essere letto. In realtà di cose
Vediamo come funziona l'avanzamento. Ho l'impressione che non funzioni. Scusate. Devi accenderlo. Devo accenderlo, forse l'ho già acceso e io l'ho spento. Benissimo. In realtà di cose sulla coscienza prima di quel 1989 ne erano state scritte diverse che aveva senso leggere, e io credo che abbia senso leggere questo articolo di Tom Nagel, che è un filosofo ma che si pone molto vicino a noi biologi naturalisti evoluzionisti, nel senso che lui dice: cosa si prova ad essere un pipistrello? Ma io voglio rendere la sua domanda ancora più semplice, ed è la domanda che a voi tutti chiedo di porvi: si prova qualcosa ad essere un sasso? Si prova qualcosa ad essere una bottiglia d'acqua? Si prova qualcosa ad essere questo telecomando, un verme piuttosto che un gatto? Ecco, laddove voi rispondete si prova qualcosa a lì abbiamo la coscienza nella sua forma più essenziale. Quindi se dal vostro punto di vista si prova qualcosa ad essere un termostato, diciamo che lì è la coscienza. Se dal vostro punto di vista è quel gatto, il primo di quella serie ad avere, a provare qualcosa ad essere, lì abbiamo la coscienza. Quindi ognuno di noi può avere la sua idea di quando si comincia a provare qualcosa. E quindi in questo senso io voglio andare su quella che è la forma più elementare di coscienza, quindi non mi interessa parlare delle forme di coscienza, diciamo, che hanno a che fare con le funzioni cognitive elevate, con le riflessioni profonde, con il senso di sé, con l'autocoscienza, con sapere chi sono io, cosa farò. Io voglio andare in fondo a quello che lo stesso Charles Darwin diceva, riferendosi ai lombrichi: vorrei capire, diceva, se agiscano in modo cosciente. E da questo punto di vista, in un certo senso, anche Alan Turing ci diceva: tutto quello che voglio, io aggiungo capire, è un cervello mediocre. Quindi, andando a dividere queste due parti della coscienza, potremmo dire che c'è quella che è la coscienza psicologica, tutte le funzioni, diciamo, superiori, se vogliamo chiamarle così, che sono quelle che caratteristiche probabilmente di noi esseri umani, ma poi c'è una forma più basilare, quella che è stata chiamata, quella che si chiama, che i filosofi chiamano coscienza fenomenica. Cosa si prova ad essere? Cosa significa sentire la puntura di uno spillo? Cosa significa vedere il nero della notte? La coscienza fenomenica è qualcosa di molto più banale, basilare, no? Se volete, meno nobile, ma più difficile. Questo viene formalizzato da David Chalmers, che ci sottolinea l'esistenza dei cosiddetti problemi facili della coscienza e del problema difficile. Cos'è il problema difficile della coscienza? È capire come l'attività neurochimica di un cervello, l'attività neurochimica, neurofisiologica, elettrochimica di un sistema nervoso si trasforma in pensiero cosciente. Noi possiamo descrivere tutte le catene di neuroni che interagiscono l'uno con l'altro, ma non sappiamo cosa vuol dire percepire qualcosa. Queste esperienze, che probabilmente ha forse anche una cavalletta, che certamente ho io e che immagino abbia il mio gatto, le chiamiamo qualia. Ci sono molte domande legate a quello che è il problema difficile. Naturalmente il problema facile non è facile. David Chalmers sa benissimo che non è facile la definizione di come funziona il cervello. David Chalmers ci dice: ci metteremo forse altri 100, 200, 300 anni, ma è studiabile con i metodi della ricerca cognitiva, neurofisiologica e metodi di imaging. Ma ce la facciamo, sono studiabili. Quello che è il problema, appunto, è quello che invece si chiama problema difficile, che era stato ben delineato da Leibniz, il quale dice: immaginiamo che un sistema pensante, un cervello, sia come un mulino enorme, un gigantesco mulino pieno di ingranaggi. Noi possiamo entrare in questo mulino, vedere questi migliaia, centinaia di migliaia di ingranaggi che interagiscono tra loro, ma questo non ci porta a capire che cosa significhi sentire qualcosa. Oggi diremo avere dei qualia. Lo stesso lo esprime Thomas Henry Huxley, che ci dice: capire come, grande mastino di Darwin, capire come un'irritazione di un nervo produca una sensazione è come capire come esca il genio sfregando la lampada di Aladino. E quindi possiamo dire che sostanzialmente viene riconosciuto quello che è indicato come gap esplicativo. Da una parte, diciamo, qui li ho collocati in alto, ma avrei potuto collocarli in basso, è la percezione esperita, i qualia, sentire la puntura dello spillo, che non esiste nessun neurofisiologo che è in grado di dirvi come
si fa sì che si percepisca la puntura di uno spillo per quanti neuroni vi descriva, e tutto il resto sotto, che è il dominio delle scienze cognitive, non facile ovviamente, ma al quale con la ricerca diciamo biologica, scientifica, noi arriviamo, o diciamo con le scienze cognitive. Quindi in qualche modo è come se chi ci, in qualche modo cerca di spiegarci come si arriva alla coscienza a partire dai neuroni, è come se presentasse una sorta di magia a cui gli studenti possono chiedere: facci vedere nuovamente questa magia. Allora, lo studio del cervello, diciamo della coscienza, in un certo senso è stato negletto per molti anni tra coloro che si occupano di scienze cognitive. In realtà le scienze cognitive sono nate dopo, ma diciamo di neurofisiologia. Una svolta viene data da Francis Crick, già premio Nobel per la struttura del DNA, che con il suo giovane allievo Christoph Koch decide di andare alla ricerca dei cosiddetti correlati neuronali o neurali della coscienza, quelle attività minime che in qualche modo possono essere alla base di una percezione cosciente anche estremamente semplice. Hanno dato molto con questo approccio, ma siamo ancora al problema facile. Parlando a questo punto della coscienza intesa come la percezione esperita, come i qualia, quando il sentire dolore, piacere, odio, amore, la puntura di uno spillo, lo stesso Thomas Henry Huxley crea il termine epifenomeno per dire che forse la coscienza non serve a niente. È come forse la mosca cocchiera che sale sul sedere di un cavallo, sono 6 cavalli a portare la carrozza in cima alla montagna, quando arriva in cima alla montagna la mosca cocchiera dice: vedete che vi ho portato in cima alla montagna. Quindi forse la nostra coscienza è un epifenomeno che non serve a nulla, o forse, come dice il burattinaio di Essere John Malkovich, è anche una dannatissima maledizione che si fa pure soffrire. E allora quindi la conoscenza è un epifenomeno, no? Lo esprime, come dicevo, Thomas Henry Huxley, che dice: la coscienza potrebbe essere come il fischio della locomotiva, non ha nessuna funzione, non serve a far muovere la locomotiva, è qualcosa in più. Il mio sentire dolore non ha un significato. Il concetto che è espresso, in realtà William James non la pensava così, però in qualche modo è espresso nelle sue parole: le gambe si muovono quando vedo un orso, scappo, il cuore batte, da ciò nasce la paura. E di nuovo Harari, storico, contemporaneo: la coscienza è il sottoprodotto biologicamente inutile di processi cerebrali, è un inquinante mentale, non fa nulla, è semplicemente lì. E allora a questo punto, se così fosse, vorrebbe dire che noi abbiamo un substrato di attività neuronale, uno stimolo, una risposta, stimolo, elaborazione, risposta e quant'altro, che determina un fenotipo. La selezione naturale agisce su ciò che i neuroni ci portano a fare. Se la coscienza però è un epifenomeno, questo epifenomeno che magari è parallelo, perfettamente coincidente con l'attività neurale, ma non è sottoposto alla selezione naturale. Quindi questo nel caso in cui la coscienza fosse solo un epifenomeno. Ma di fatto noi sappiamo che questi qualia, queste sensazioni positive, negative, piacevoli, spiacevoli che noi proviamo, sono allineati con risposte comportamentali che sono funzionali alla nostra sopravvivenza e alla nostra riproduzione. Allora, se la coscienza fosse veramente emersa come un epifenomeno, immaginiamo a questo punto un verme in cui compare una sensazione, queste sensazioni non sarebbero allineate con comportamenti che sono funzionali alla sopravvivenza e alla riproduzione, cioè alla fitness. In qualche modo Toto, il mio gatto, ha sensazioni che sono evidentemente, almeno io immagino che le abbia, allineate con risposte che sono funzionali alla sua sopravvivenza e alla sua riproduzione. L'argomento non l'ho inventato io. I grandi del passato pensavo di averlo inventato io, devo dirvi, mentre ci lavoravo, poi naturalmente trovo che James e Spencer ci avevano già pensato, qualcuno poi l'ha contestato, però diciamo che a questo punto noi potremmo proporre questa immagine. Quindi la coscienza è qualcosa che emerge dall'attività neurale, ma se la coscienza è allineata alle risposte comportamentali, deve in qualche modo, in qualche modo determinare una risposta fenotipica, e a quel punto la selezione naturale provvederà ad allineare, ma se volete anche a dare maggiore forma ai quali, a farli diventare positivi o negativi. Quindi noi potremmo immaginare un sistema di questo tipo in cui la coscienza comunque è qualcosa che ha potere causale, può determinare una causa,
può causare comportamento, quindi di nuovo rientra nell'ambito di quelli che consideriamo dei fenomeni di tipo fisico. Oppure coscienza e attività neurale sono la stessa cosa, quindi di nuovo la selezione naturale può agire e portare all'allineamento di questi cosiddetti qualia, delle nostre sensazioni con delle risposte funzionali alla nostra sopravvivenza e alla nostra riproduzione. E quindi come immagino che si sia evoluta la coscienza? Io immagino, vabbè, io al sasso non attribuirei nessun qualia, il sasso dal mio punto di vista non sente niente. Non so dirvi cosa sente un nematode, ma immagino quello potrebbe essere il verme da cui tutti discendiamo, un verme che collochiamo diciamo un miliardo di anni fa, quel verme, in quel verme probabilmente emergevano dei qualia, sensazioni indefinite, un fastidio, un rumore, un qualcosa di, ma poi la selezione ha qualcosa di non funzionale, quindi un pennacchio, no? Qualcosa che non serve, ma a questo punto la selezione naturale interviene e allinea i qualia. Quindi questo epifenomeno arriva ad avere una funzione. E a questo punto questa funzione, no, che diventa una funzione diciamo fondamentale, a questa funzione si aggiunge un'altra cosa, che è l'intenzionalità. E poi arriviamo su questo ulteriormente, arriviamo poi alla parola. Il concetto di intenzionalità, io credo che il mio gatto Toto lo esprima molto bene, vedete i suoi occhi, lui non ha solo sentito, non ha solo visto l'asino, ma lui ha anche dedicato attenzione all'asino. Quindi i due mattoni della coscienza sono i qualia, quel verme sente qualcosa, l'intenzionalità, quel verme dedica attenzione a qualcosa. E quindi in qualche modo possiamo di nuovo semplificare quello che immagino possa essere stato un processo di evoluzione della coscienza, da qualia mal definiti, non allineati, non definibili, neanche sappiamo come potevano essere i qualia che emergevano nel verme da cui discendiamo, si arriva a qualia che si definiscono, che prendono un contenuto di piacevole o spiacevole, gradevole o sgradevole, questi qualia che sono definiti si allineano alle risposte, emerge l'intenzionalità e su qualia e intenzionalità nasce in qualche modo la parola. Non sono io un linguista, non posso occuparmene, ma immagino che le cose che succedono con la parola, e sto pensando per esempio al film Il Grande Lebowski, possono avere sotto qualia, intenzionalità e quindi parole. Qui arriviamo al tema, diciamo che non potevo non trattare, che è il tema del libero arbitrio. Siamo ancora a una citazione cinematografica, Ex Machina, film meraviglioso, in cui il giovane brillante informatico, o comunque insomma, riesce a sviluppare, no, non il giovane in realtà, quello più anziano, insomma, che riesce a sviluppare una macchina che apparentemente si innamora di Caleb, un robot, e Caleb contesta il fatto che la macchina sia stata, questo robot sia stato programmato per innamorarsi di lui, e Nathan risponde, ma anche tu sei programmato? Lui risponde, nessuno mi ha programmato. E Nathan risponde, ma certo che sei programmato. Da natura, educazione, entrambe, una conseguenza di stimoli esterni che non hai nemmeno registrato, ma hanno registrato te. Quindi in questo senso questo è un film che in qualche modo va a mettere in discussione il concetto di libero arbitrio, il concetto che è stato messo in discussione da molti pensatori, quindi il barone d'Holbach, puoi dire di sentirti libero, questa è un'illusione, può essere paragonata a quella della mosca della favola, l'uomo che si crede libero è una mosca, quindi la favola della mosca cocchiera, o Bertrand Russell, il primo dogma al quale sono arrivato a non credere è quello del libero arbitrio. O Einstein, tutti danziamo su una melodia misteriosa intonata in lontananza da un pisferaio invisibile. Questo da un punto di vista, ovviamente, se adattiamo una visione fisicalista o materialista del mondo, in un certo senso siamo portati a questa visione che riguarda il libero arbitrio. Nella storia, diciamo, dello studio, se volete, del libero arbitrio, della coscienza o della neurofisiologia, un esperimento che ha fatto storia, molto contestato, devo dire, è l'esperimento di Libé, che sostanzialmente propone a dei soggetti di compiere un atto molto semplice, piegare un polso, registra l'inizio dell'atto con un sistema di
elettromiografia, in parallelo i soggetti sono sotto elettroencefalogramma, i soggetti hanno un sistema abbastanza semplice ma sofisticato al contempo, per cui possono dire quando percepiscono la voglia di fare quel movimento, quindi Libet dice ai soggetti muovete il braccio quando volete, non vi dico io quando muoverlo, e sostanzialmente loro in qualche modo indicano il momento in cui iniziano a compiere il movimento 300 millisecondi dopo rispetto a quando nel cervello sono successe altre cose, ci sono altre attività. Quindi in qualche modo Libet fa un esperimento che tende a dire l'attività neuronale genera il movimento, il libero arbitrio, la sensazione di essere liberi, di aver deciso di muovere la mano, arriva dopo. Dicevo, l'esperimento è stato contestato, ma d'altra parte è replicato con altre metodologie, tra cui la risonanza magnetica funzionale, e ovviamente è passibile di molte interpretazioni, però devo dire che molti studi in risonanza magnetica funzionale indicano comunque che attività che sono, diciamo, attività neuronali non percepite precedono il momento in cui il soggetto effettivamente ritiene di essere all'atto di decidere di compiere un gesto semplice. In questo senso, diciamo, può essere inquietante il fatto che noi possiamo indirizzare una decisione, in realtà è una decisione molto semplice, quale mano usare per schiacciare un bottone, attraverso una stimolazione magnetica transcranica. Quindi al soggetto, in particolare se lo facciamo sull'emisfero sinistro, diamo una stimolazione magnetica e la scelta della mano con cui compiere una determinata azione, che poi appunto azione semplice, pigiare un bottone, viene profondamente influenzata da questo tipo di stimolo magnetico. Tutto questo ha portato al concetto dell'illusione del libero arbitrio della volontà cosciente. Daniel Wegener, persona straordinaria, tra l'altro era stato operato per la rimozione di un tumore cerebrale che gli aveva fatto perdere la possibilità di realmente controllare uno dei suoi arti, svilupperà una sclerosi laterale amiotrofica e a un certo punto, quando i suoi allievi saranno a casa sua per scrivere i paper, mentre lui sarà vicino alla fase terminale, avrebbe affermato: come sono felice e mi sembra di essere in festa, siete sempre qui con me. Questa persona straordinaria, possiamo essere d'accordo con lui o no, meno, propone che appunto tutto ciò che ci porta a pensare di aver deciso qualcosa, di fare qualcosa, è qualcosa di parallelo, non direttamente la causa dell'azione che andiamo a compiere. Allora, il libero arbitrio quindi come illusione, io devo dire che una definizione che ho trovato molto bella è quella di Roberto Linas, che ci dice: il libero arbitrio è la nostra possibilità di seguire la tirannia dei nostri stessi neuroni. Non abbiamo scelta, resistendo alla tirannia dei neuroni delle altre persone. Io credo che questo sia un messaggio bellissimo. In fondo io forse sono determinato dai miei neuroni, quelli che sono qui dentro, voi dai vostri, ma la nostra speranza è che siano i miei neuroni, ognuno di voi con i suoi neuroni, a dirigere il suo comportamento. Se poi loro sono dei tiranni, poco importa. E qui viene quello che secondo me è il messaggio: la cultura è ciò che ci avvicina alla libertà. La cultura nel senso più ampio del termine, no? che è leggere dei libri o andare in un bosco, viaggiare. La cultura è ciò che ci avvicina a questo asintoto, è ciò che ci rende in grado di resistere alla tirannia dei neuroni degli altri. Naturalmente, parlando di coscienza, non si può arrivare a chiedersi chi possa avere la coscienza. Penso che abbiate compreso che io attribuisco la coscienza al mio gatto Toto, lì aveva 3 mesi, non so cosa dire di un nematodio, di un verme, e il quesito ovviamente è se un sistema di intelligenza artificiale o un computer possa avere coscienza. Ricordiamoci che i mattoni della coscienza sono i qualia, sensazioni semplici, sentire la puntura di uno spillo, parti da lì. I qualia sono i mattoni. Noi costruiamo cose enormi con la nostra coscienza, che è, diciamo, il Duomo di Milano, ma se non abbiamo i mattoni che sono i qualia, la coscienza non c'è. E quindi, come diceva, parafrasando George Clooney, niente qualia, niente coscienza. Ma allora abbiamo bisogno di una teoria della coscienza, ce ne sono almeno 20-30. Io vi propongo solo la Integrated Information Theory di Giulio Tononi, un italiano che ora è a Madison, Wisconsin. Sostanzialmente Tononi propone che la coscienza, cioè la percezione esperita e qualia, pensate veramente a qualcosa di basilare all'inizio, emerga laddove un sistema
gestisca in modo integrato molta informazione. Cosa vuol dire in modo integrato? Vuol dire che gli elementi del sistema, che siano neuroni, che siano porte logiche, devono avere un certo potere causale l'uno sull'altro. La cosa bella della proposta di Titononi è che prescinde dal substrato sistema nervoso di Homo sapiens, quindi la possiamo applicare, in realtà non la si può veramente applicare, ma può essere applicata a qualunque sistema dove abbiamo ipotetici neuroni o porte logiche, e quindi la sua proposta è che la coscienza emerga laddove il livello di elaborazione e gestione di informazione integrata supera un certo grado, e dà anche un numero, per quantificare un parametro, che è phi. Quindi Tononi genera questa phi. Mi dicono che va in giro con una cravattina stile americano, dove il fermacravatta è proprio una phi, no? Quindi probabilmente lui ci crede molto, però appunto è interessante, perché a questo punto io non ho bisogno di pensare lobby prefrontali, parietali, tutto quello che noi abbiamo, ma posso chiedermi chi possa avere coscienza. Questo è proprio tra l'altro, uno schema proposto dallo stesso Tononi. Ci ricorda tra l'altro che coscienza e intelligenza, potremmo parlare 7 ore a definire intelligenza, permettetemi la semplificazione, non sono la stessa cosa. Intelligenza è sapere elaborare e fare cose, no? Ma non necessariamente il sistema intelligente è cosciente di quello che fa, percepisce quello che fa. Coscienza è un'altra cosa, e sostanzialmente quindi nella visione di Tononi questo phi potrebbe partire da livelli bassi, poniamo, da una medusa, per arrivare ai livelli più alti, probabilmente in Homo sapiens. Lì ho collocato Lynn Margulis, che è stata una nostra amica, e la cosa inquietante è che Tononi suggerisce che gli organoidi cerebrali potrebbero essere poco intelligenti, ma potrebbero sviluppare forme di percezione, di coscienza, non sappiamo quali, non sappiamo come. Mentre nella visione di Tononi un sistema, l'attuale architettura von Neumann dei computer, degli laboratori elettronici attuali o i sistemi di intelligenza artificiale non garantiscono informazione integrata. Quindi la visione di Tononi è quelle macchine lì o i sistemi di intelligenza artificiale in realtà non hanno coscienza, sono intelligenti ma non sentono. E stiamo arrivando alla conclusione. L'ultimo argomento è quello di John Searle, l'argomento della stanza cinese. John Searle dice: io sono all'interno di una stanza. In questa stanza io ricevo dei simboli in cinese che io non conosco. Sappiamo, sono delle domande, ma lui non lo sa. 2, 3, 4, 7 simboli in cinese. Ho un libro di istruzioni scritto in inglese lungo 300 pagine. Quindi mi entrano dei simboli e io do delle risposte sulla base di queste istruzioni. Rispondo, in uscita do delle risposte. Potenzialmente potrei superare il cosiddetto test di Turing. In realtà io non ho capito niente. Non so il cinese, non so che cosa ha fatto. Quindi Searle ci dice: il computer, per quanto ne so, lavora così. Poi qualcuno me lo contesta, Searle parla di sintassi, comunque diciamo un algoritmo, delle regole, ma non ha una semantica, cioè non ha la capacità di capire, di sentire cosa sta dicendo. Ma perché un sistema di intelligenza artificiale non dovrebbe avere questa capacità? E io ritorno alla prospettiva del verme. La nostra parola si è evoluta su un substrato, diciamo, di 1 miliardo di anni di evoluzione, dove abbiamo avuto qualia, dove abbiamo avuto intenzionalità, e dove la somma di qualia e intenzionalità, su questa somma di qualia e intenzionalità è nata la parola. La parola cane è per noi un'emozione che contiene la storia della nostra vita e la storia delle vite precedenti. Quando dico cane, io sto esprimendo un qualia e la mia intenzionalità. Io sento le parole sono venute dopo. ChatGPT viene alimentato semplicemente di parole, non c'è un processo precedente che l'ha portato ad avere dei qualia, delle sensazioni, delle percezioni esperite. Quindi io devo dire che sono d'accordo con Searle. In questo momento non ritengo che le macchine o che i sistemi di intelligenza artificiale abbiano una percezione esperita, abbiano qualia. Ma ovviamente, se ha ragione Tononi, dipende dalla struttura che noi diamo alle reti neurali o ai sistemi, agli elaboratori elettronici. Quindi non è detto. Quindi abbiamo detto molte cose, quindi la coscienza e qualia, nella mia visione, non sono un epifenomeno, sono stati esposti al vaglio della selezione naturale. La coscienza si è evoluta a partire da quaglie emersi in modo casuale in organismi semplici.
La coscienza nasce senza una funzione, viene poi cooptata, i qualia si allineano. È verosimile che il libero arbitrio sia un'illusione? Non lo so, ognuno di voi la può pensare come buono, vuole. La nostra coscienza è il risultato di milioni di anni di evoluzione, le parole vengono dopo. Poi molte cose non le ho trattate, magari arriveranno in discussione. Ringrazio molte persone con cui ho discusso, soprattutto voi, perché io non ho mai tenuto un seminario né una lezione sulla coscienza, quindi questo è un esperimento. Quindi parlato con molte persone, abbiamo un gigante a Milano della coscienza che Marcello Massimini è veramente uno dei 10 più grandi studiosi al mondo di coscienza, avrebbe più degnamente forse dovuto essere qui lui. È divertente l'incoraggiamento di mia figlia quando citavo Thomas Henry Huxley che faceva i suoi seminari ovviamente a braccio e dico certo potrei fare anch'io come Thomas Henry Huxley. E lei mi dice, sì papà, ma permettimelo, tu mica sei Thomas Henry Huxley. E con questo direi che posso finire. Grazie a tutti davvero. Grazie mille Claudio, fantastico intervento, penso che ci siano mille domande da fargli, io ne avrei tantissime, però come sapete il nostro stile è quello di conservare le domande alla fine degli interventi, perciò ora non perdiamo troppo tempo e passiamo al secondo intervento, che è tenuto da Gianguido Manzelli, che viene dall'Università di Pavia, dove è professore ordinario di linguistica generale e insegna principalmente fonetica e fonologia e lingua ungherese, che è una cosa che nella mia mente suscita un'ammirazione veramente sconfinata. Ecco. Buongiorno, io ero qui anche ieri pomeriggio e quindi sento un po' di imbarazzo a confrontarmi con colleghi che sono veri scienziati. È vero che la linguistica ha una sua natura interdisciplinare, per cui ha un aspetto umanistico ma anche un aspetto scientifico. Il titolo del mio intervento mette molta carne al fuoco ed è praticamente impossibile da svolgere in modo effettivamente efficiente in 25 minuti. Spero quindi di non debordare perché sono portato alle divagazioni e cercherò di autodisciplinarmi o con l'aiuto del moderatore, insomma, di non esagerare. Quello che io presento è in forma abbastanza schematica, cioè personalmente, data la mia età, io odio il sistema delle presentation, mi piace dirlo, richiesto professionalmente, però vedrete che non c'è la bellezza di coloro che mi hanno preceduto oggi con Bandi, ma ieri con altri scienziati, per ricchezza di immagini e anche di presentazione grafica. Allora, gli argomenti cervello, linguaggio, lingua e coscienza, devo partire dal cervello. Il cervello che interessa i linguisti è situato, riguarda la parte, l'emisfero sinistro, e qui è dovuto a scienziati, diciamo, medici dell'Ottocento che hanno scoperto le aree cerebrali deputate appunto alla ricezione e alla produzione linguistica. Il quadro che io presento è quello storico, estremamente spartano, quindi non rende giustizia alla complessità della cosa. Si tratta delle due aree, la prima scoperta è l'area di Broca,
nel 1861, dovuto a questo medico francese. L'altra è quella di Wernicke, che invece era tedesco, seppur nato in una zona che oggi appartiene alla Polonia. Ed è dovuta a deduzioni basate sulla patologia di alcuni loro pazienti. A Broca bastarono due pazienti che non parlavano quasi assolutamente, no? Perché appunto l'area che lui individua, siamo nella parte sinistra, intorno, volgarmente potremmo dire intorno nel cervello, intorno all'orecchio, al di sopra, un po' più avanti, un po' più indietro. Il suo primo paziente, che aveva la sifilide, come usava spesso nell'Ottocento, riusciva a dire solo Toton. Per questo era soprannominato il paziente Ton. È vero che in francese Ton ha un significato che è tempo, no? Je n'ai pas de temps, non ho tempo, no? Però in realtà lui poteva dire solo questo, però capiva tutto quello che gli veniva detto, no? Anche se ovviamente le conversazioni erano pregiudicate da questo problema, che lui non poteva effettivamente parlare. Grazie alla sua morte e grazie all'autopsia, Broca scoprì che quell'area che prende nome da lui era stata fortemente danneggiata. L'autopsia è stata ripetuta, mi pare, circa 20 anni fa, perché Broca non era andato proprio a fondo e il danno era gravissimo proprio. Wernicke invece poi ha avuto altri pazienti che avevano problemi a comprendere, però qui la situazione comincia anche a diventare complicata, perché queste aree non hanno una funzione, una semplice funzione, no? Fra le molte scoperte di Broca, questa non è che fosse molto conosciuta, diffusa. Diventa un fenomeno conosciutissimo con la Prima Guerra Mondiale, perché nel 1914 i soldati, i francesi per esempio, vanno in guerra col kepi di stoffa, no? E sono nelle trincee e si prendono le fucilate in testa. Coloro che venivano colpiti nella parte sinistra della testa subivano poi quello che si chiama la sindrome di Broca, no? Quelli che venivano colpiti a destra non avevano questo problema. E oggi questo tipo di problema è confermato, come mi ha detto un medico, al sabato sera, dopo gli incidenti stradali. La prima cosa che lui fa con i feriti gravi è quella di vedere se riescono a parlare, se riescono a capire quello che lui dice, no? Cioè, per constatare proprio in modo molto, molto semplice, molto concreto, se, qual è l'area cerebrale che è stata danneggiata. Un caso che il mio docente a Padova, Carlo Tagliavini, ci segnalava, sempre nella Prima Guerra Mondiale, era il caso di un soldato polacco dell'esercito dell'Impero Russo che al risveglio parlava solo in russo e non riusciva a parlare in polacco, cioè aveva dimenticato la sua lingua madre. Questi sono dati, cioè danni parziali. Sempre quando vivevo a Padova ho conosciuto un avvocato che ha avuto un ictus e al risveglio parlava solo in dialetto padovano, che non è tanto facile da capire, eh? Io da bambino avevo imparato il dialetto veronese, pensavo che andando a Padova me la cavo, i bidelli parlavano esclusivamente in dialetto padovano, però in veronese chi è lui? Si dice ce lo elo. Arrivo a Padova e questi dicono chi sei, no?
c'era un po' di differenza. Ho impiegato anni a imparare il padovano e poi a usarlo, perché in certi ambienti chi parlava italiano era mal visto proprio. No? Questo è storia di pochi decenni fa che oggi è sicuramente superato. No? Ecco, una breve sosta su Paul Broca. Cioè fatto, è un uomo dell'Ottocento, no? E Broca si è occupato di tantissime cose, ha fatto per la medicina, è un personaggio veramente di grande rilievo. Quando lui fa la gerarchia razziale, tutti siamo in piena epoca coloniale, eccetera, che venga prima l'uomo bianco, e l'uomo nero dopo, come dire, è scontatissimo. Quello che mi ha colpito è che lui mette la donna bianca al terzo posto, no? Quindi non c'è solo razzismo, ma riesce a combinare anche il sessismo. Questo viene rievocato da Stephen Jay Gould, che ha preso in considerazione alcuni scienziati dell'Ottocento che appunto molto razzisti e molto figli del loro tempo. A questo punto potrebbe scattare la culture cancel, cancellazione del scusate cancel culture, ma è un problema etico che però insomma ci porterebbe a distruggere quello che hanno fatto i nostri antenati scientifici, no? Questa è una definizione, sono molte in realtà le prime due che trovate nella Treccani, insomma è abbastanza estesa, no? La capacità, la facoltà peculiare degli esseri umani, il linguaggio, non sappiamo come distinguerlo, perché gli animali hanno sistemi di comunicazione che chiamiamo linguaggi degli animali, a partire dalle api, per esempio, no? che sanno esprimere alcuni concetti muovendosi, però il linguaggio umano è peculiare, e un po' questo verrà un po' meglio definito in genere. Quindi è una nostra situazione, insomma anche Bandi ci è arrivato partendo dal verme, insomma arrivare fino alla coscienza che trova espressione proprio nel linguaggio. No? Ecco, io naturalmente come non ho la competenza né di zoologia tale da darmi autorità nell'osservare cose che ho soltanto imparato così come studente, no? Però c'è questo confronto fra i primati, in fondo ho messo l'uomo di Neanderthal, di cui non dirò niente perché sennò è difficile arrivare ai minuti che rimangono. Quello che è interessante, insomma, sì, io qui ho messo l'etimologia di orango perché in malese, che è la base di una lingua parlata da 200 milioni di abitanti della Indonesia, cioè la Bahasa Indonesia, ma anche della Malaysia, Bahasa Malaysia, significa uomo, insomma, orang hutan, uomo della foresta, casomai più precisamente. Però le scimmie che ci sono più vicine sono gli scimpanzé e in particolare i bonobo. I bonobo, gli americani hanno fatto esperimenti per cui hanno constatato che usando simboli visivi i bonobo hanno un vocabolario di 500 parole con cui si possono dire molte cose, e hanno scoperto che le scimmie sono molto bugiarde, nel senso che facendo delle discussioni, insomma delle conversazioni, è venuto fuori, non è vero che sia una cosa dei primati, ovviamente gli animali hanno escogitano per la propria salvezza delle insomma cose che potremmo dire inganno, bugie eccetera, no? Però non è possibile parlare con gli scimpanzé, loro non possono parlare,
magari capiscono molto. Prima Bandi parlava del suo gatto, è stato constatato che i gatti, pur essendo molto riservati, capiscono molte parole di quello che diciamo. I cani è molto più evidente, perché i cani hanno il senso del branco, quindi c'è il capo e ubbidiscono, reagiscono, insomma, no? Ma anche i gatti capiscono parecchio. Naturalmente gli scimpanzé, i piccoli scimpanzé nani, capiscono molto di più. Ecco, questa mette in confronto la sezione sagittale per evidenziare la differenza fra la laringe e la faringe di uno scimpanzé con quello umano. Non è facilissimo capire subito tutto, io ve lo semplifico, perché poi nelle pagine seguenti c'è qualcosa, insomma, anche scusate, sono andato sbagliato. Mi sono impasticciato. Sì, ha fatto un salto bestiale. Ecco qua. Sì, perché stavo parlando di scimpanzé. No, il fatto è che la cavità buccale, la faringe e la laringe nelle scimmie compie una specie di curva che impedisce loro, diciamo, adesso lo metto in un modo molto semplificato, di dire A. Per esempio, se un veterinario chiede a uno scimpanzé dica A, che il medico ci chiede questo perché è la vocale bassa centrale non arrotondata, che è quella che ci obbliga ad aprire al massimo la nostra bocca e quindi consentire al medico di avere una visione la più ampia possibile, no? Invece noi abbiamo un canale buccale orizzontale e poi la faringe e la laringe hanno una posizione quasi verticale, quasi a formare un angolo, è un po' esagerato dire a 90 gradi. Questo ci consente di produrre le vocali e poi le consonanti utilizzando in gran parte la lingua, per questo diciamo una lingua, un idioma, il linguaggio è ricavato da lingua, da questa parte anatomica che è molto sfruttata, ma non è l'unica che possiamo utilizzare. E qui appunto, vabbè, quelli che si occupano di Neanderthal, questo articolo che qua io cito è stato stampato a Sharjah 2011, Emirati Arabi Uniti. Ai miei tempi avrebbero detto non c'è più religione. Ecco qua, laringe e faringe, il rapporto del fatto è che già pare nel feto la laringe si comincia ad abbassarsi e questo processo continua fino all'età adulta, anche oltre i 7 anni. Quelle, vedete, ci sono le nostre vertebre cervicali, tanto che poi si arriva fino alla 7ª vertebra, che è l'ultima delle cervicali, ed è questo che spinge la nostra laringe così in basso da consentirci poi di avere tutte quelle capacità vocali che sono tipiche dell'Homo sapiens e non della... Ecco. Roman Jakobson, non Jacobson, russo, in Russia si chiama Roman Jakobson, è stato un grandissimo linguista del secolo scorso che, essendo ebreo, fuggito da Praga, ha raggiunto la Danimarca, poi la Norvegia, poi la Svezia. In Svezia lo hanno reclutato in un ospedale e lui ha avuto occasione di studiare bambini e anziani con problemi linguistici e quindi ha messo insieme Kindersprache, la lingua dei bambini, con l'afasia, cioè la perdita del linguaggio dovuta appunto ai danni all'area di Broca e di Wernicke. L'ha pubblicato in tedesco, però quando poi si è trasferito negli Stati Uniti, a New York, dove era considerato una spia russa, fra l'altro ha avuto parecchi guai,
lui è arrivato poi a dire qual è nel bambino, qual è la prima sillaba che pronuncia il bambino, consonante vocale, pa. La seconda sillaba, la pa, viene pronunciata con, appunto, è una bilabiale. Lo sfentere labiale è più sviluppato nel bambino con la suzione del latte, però le corde vocali sono ferme, quindi è una consonante che viene detta sorda, voiceless in inglese, un po' più preciso. La seconda sillaba non è ba, cioè facendo muovere le corde vocali, perché richiede uno sforzo superiore, cui il bambino arriva dicendo ma, cioè nasalizzando, facendo passare l'aria. In realtà le nasali sono occlusive a livello buccale, sono nasali perché contemporaneamente l'aria esce dal naso. E c'è un nesso con i nomi di parentela più elementare, no? Il papà è la mamma e il papà. In molte lingue, vedete, vi ho messo l'arabo e il cinese, no? Non per mania, insomma, esotica, ma perché è così. Qualcuno dice che queste parole esistevano 50.000 anni fa, cioè l'uomo di Cro-Magnon possedeva già queste parole. Ci sono delle contraddizioni interessanti, le lingue sono estremamente varie, cioè che ho imparato da studente, insomma, che in georgiano mamma significa papà e in antico giapponese papà, che adesso è haha, indicava invece la mamma, no? Qui cito Chomsky. Noam Chomsky è il più famoso linguista, essendo poi americano di religione ebraica, è un critico terribile nei confronti di Israele anche in questo momento, pur essendo vecchissimo, spara contro la politica di Netanyahu, insomma ha messo un po' di ordine, ma diciamo qui siamo nel campo della linguistica generativa. Col libro del 57, che in italiano è uscito solo nel 70, che non sono più riuscito a trovare nella mia biblioteca, era finanziato dall'esercito americano, c'era scritto proprio le forze armate americane, perché lui lavorava all'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, e lavorava nel settore della mechanical translation. Cioè gli americani raccoglievano 200.000 documenti russi al mese e non c'erano traduttori che potessero tradurre quella massa di cose che servivano poi all'intelligence americana. Quante lingue? Qui cerco di correre. C'è il Summer Institute of Linguistics, che adesso si chiama solo SIL International, sede a Dallas nel Texas. 5.000 dipendenti, è la più grande organizzazione linguistica del mondo. 40 anni fa mi avevano offerto un posto, ma in Papua Nuova Guinea, e io ho chiesto, essendo estremamente miope, ho chiesto: c'è un ottico, c'è un oculista? Mi ha detto: no, forse bisogna andare in Australia. Grazie, dico, non ho il fisico per fare. Il linguista sul campo, contratto di 7 anni, insomma, anche difficile. Si dice adesso tante lingue scompaiono anche con le popolazioni, alle volte ogni 2 settimane, però esce questa pubblicazione che ci dice che sono 7.000 lingue, più di 7.000 lingue, ma in realtà le lingue sono molte di più, no? Io prima vi ho fatto l'esempio padovano e veronese, sono lingue, tutti i dialetti sono delle lingue, hanno un loro sistema che può essere diverso dall'italiano, anzi è sicuramente diverso dall'italiano, che è basato su un dialetto, dialetto toscano. Firenze, Certaldo, Arezzo naturalmente sono Dante, Boccaccio e Petrarca, no? Ma anche il francese è il dialetto dell'Île-de-France, poi di Parigi, poi lo spagnolo è il dialetto di Burgos, che è a 16 chilometri dal confine con i Paesi Baschi, ma che si è esteso poi fino alla Spagna meridionale con la Reconquista. Il tedesco è il dialetto di Meissen, che è in Sassonia, ma è il dialetto che usa Lutero nella traduzione della Bibbia. Non è sassone nel senso di Niedersachsen, di Sassonia, che è diverso, il Plattdeutsch è completamente diverso dal tedesco standard.
E l'inglese è il dialetto di Londra, quello vecchio, no? Prima del grande incendio del 1666, quando poi la popolazione, i poveri vengono spediti da un'altra parte e nasce il dialetto Cockney, che oggi è il dialetto vero di Londra, insomma. Però appunto un grande linguista italiano del Novecento, Giacomo Devotto, diceva che ogni pieve, ogni parrocchia, ogni chiesa c'è un dialetto diverso, e per l'Italia diceva 20.000. Quindi le lingue romanze, sì, sono poche, ma probabilmente ci sono 100.000 dialetti che stanno scomparendo, no? I dialetti oggi vengono cancellati grazie prima alla radio, poi al cinema sonoro e infine la televisione sta spazzando via migliaia di dialetti proprio, no? Imponendo le lingue nazionali. Poi l'italiano appartiene al gruppo romanzo neolatino della grande famiglia indoeuropea, che vedete qui, vi ho fatto alcuni esempi: spagnolo, tedesco, inglese, gallese, russo, albanese, greco, armeno, persiano, hindi, sono lingue romanze germaniche, celtiche, slave, albanese, greco, armeno, stanno da sé, il persiano è una lingua iranica, la hindi è una lingua indoaria, no? Che è parlata da 500 miliardi di persone. Insomma, no? A ciò si è arrivati con un metodo che naturalmente richiederebbe una settimana di studio, perlomeno, il metodo storico comparativo, che può essere basato sulla corrispondenza di suoni o sulle corrispondenze morfologiche. Io faccio un esempio semplicissimo, senza basarmi sul latino o sul gotico, la prima lingua germanica veramente attestata nel IV secolo d.C., italiano e inglese mostrano la corrispondenza della P iniziale con la F, cioè si passa da una occlusiva a una fricativa labiodentale, padre, father, piede, foot, pesce, fish, eccetera. Però le lingue non appartengono solo a famiglie che sono imparentate fra di loro, insomma, di lingue. C'è il fenomeno del contatto fra le lingue, languages in contact, e questo porta a una mescolanza, alle volte molto forte. Io qui vi ho fatto solo gli esempi fra italiano e arabo, no? Che ci sembra così esotico se uno studia l'arabo. Ma vedete che carciofo o artichoc, come diceva mia mamma, spinaci, limone, eccetera, vengono dall'arabo, ma allo stesso tempo l'italiano ha dato molte parole all'arabo tunisino, soprattutto perché la Sicilia è vicinissima, anche il siciliano, anche alla Libia per motivi coloniali, ma incredibilmente c'è l'Egitto. Pensate che l'Egitto ospita la più grande massa di parlanti di arabo, sopra i 100 milioni, e anche la massima produzione cinematografica in arabo, per cui molti arabi stanno imparando, anche se i loro dialetti sono diversissimi, stanno imparando l'arabo egiziano grazie al cinema. Qui un esempio un po' più esotico in cui ci ho messo l'ungherese Gyöngy, che vuol dire perla, perché è una delle prime cose che mi ha colpito, che era di origine cinese, sia pure attraverso il turco, no? Non so se c'è da discutere sul giapponese e il cinese, insomma, le lingue dipendenti dal cinese naturalmente sono quelle di alto, il vietnamita, il coreano e il giapponese, o per motivi di occupazione o per motivi culturali. Però poi una parola come questa arriva fino anche la Croazia, alcuni dialetti croati invece di dire biser dicono giunc, che viene dall'ungherese, e quindi via via, eccetera. Finisco con la coscienza, naturalmente non a livello di come è stata presentata da Bandi prima di me, però qualcosa è un argomento vastissimo che può essere discusso da tantissimi punti di vista. Qui faccio un lavoro interlinguistico mettendo in confronto il tedesco Bewusstsein, è quello che intendiamo in generale per la coscienza. La parola più antica però che è Wissen, che viene da Wissen, sapere, conoscere, come d'altra parte la nostra coscienza dal latino schire, scire, conservato in sardo dove si dice ischire, sardo logodurese, oppure in romeno sti,
io so di non sapere, però poi vedremo che noi abbiamo anche sapere, che è una parola romanza, non proprio latina, con la consapevolezza. Vi ho messo la pronuncia di Firenze, è coscienza, che io non uso, naturalmente. Essendo di madre mantovana, di padre romagnolo, proprio coscienza non è nelle mie corde, e la mia pronuncia è simile a quella milanese, coscienza, no? L'inglese usa termini di origine francese, consciousness e conscience, ma conscience, come gewissen, oggi significa coscienza morale. Qui cito Chalmers, David Chalmers, che è stato citato appunto anche da chi mi ha preceduto, è molto citato come filosofo, è un libro che è appena uscito due anni fa, ma è uscito l'anno scorso da Raffaello Cortina, ma io non rendo giustizia, anche perché credo di aver eroso il mio tempo, solo alcuni cenni o un riferimento, no? Perché lui dice in questo volume, ma quello che mi ha colpito, ho alcuni volumi suoi di 10 anni fa in cui parla di intelligenza artificiale, mentre io pensavo che è una cosa piuttosto recente come argomento, no? What is consciousness? Ci ha dedicato, si può dire, gran parte della sua vita, e lo cita 293 volte. Ecco, beh, questo grazie al computer con una copia appunto digitale posso facilmente fare questo. Una volta lo facevamo a mano, scusate. Rispetto al language, su cui diciamo che non è molto. Però l'anno scorso, anzi solo in novembre, è uscito questo libro in Italia che si chiama Linguaggio e coscienza di una mia, non posso dire mia studentessa, ma è stata mia dottoranda che oggi insegna la Bicocca, e qui è più dal punto di vista molto più linguistico, no? Federica da Milano, e qui parla della soggettività, cioè il fatto, soggettività, cioè il fatto che io e tu, che nella grammatica normativa descrive come pronomi, non sono pronomi, esprimono la persona, non sostituiscono un nome, non possono sostituire un nome. Vabbè, troppo. La collega di Firenze che lavora all'Accademia della Crusca, con cui sono a contatto perché abbiamo discusso di caffè, ha scritto anche lei nel 22 un articolo in cui cita Searle e cita Chalmers, no? E anche qualcun altro italiano. L'ultima mia proposta, sì, oltre, vabbè, non possiamo, lei fa la distinzione fra coscienza e consapevolezza, in inglese sarebbe awareness. Noi possiamo dire avere la coscienza pulita, la coscienza sporca, non possiamo dire ho la consapevolezza pulita, eccetera, no? Bisogna andare a fondo su come si usano le lingue. Io vi aggiungo un sintagma lessicale, che è la coscienza di classe, perché questo ha un tracciato storico piuttosto recente, perché nasce in francese, non in tedesco, con Karl Marx nella sua polemica contro Proudhon, e 2 anni dopo Engels ne fa la versione in inglese, e quindi abbiamo class consciousness. E in tedesco solo nel 85, quando Engels traduce il lavoro alla fine della sua vita, Klassenbewusstsein, in italiano coscienza di classe non è qua, ho usato, scusate, una cosa, vabbè, insomma, questo se potete trovarlo in una versione recente delle opere di Marx ed Engels. In italiano c'è la traduzione del 1949, ma che io sappia forse è stato Vasco Pratolini, un autore amato per quelli della mia generazione, nel 1947 in Cronache di poveri amanti usa coscienza di classe. Grazie.
niente, dai. E le cose che ci hai raccontato sono comunque interessanti e penso che anche quelle suscitino delle domande che però potete tenere per dopo. Eccola Cristina Muccioli, che sarà la prossima a intervenire stamattina. Cristina Muccioli ci parlerà, immagino, di un pochino di arte, no? Dell'espressione artistica come una caratteristica umana abbastanza tipica. E Cristina Muccioli insegna sia all'Accademia di Brera che all'Istituto Marangoni di Milano un sacco di cose interessanti come etica della comunicazione, fenomenologia dell'immagine ed estetica e anche antropologia culturale e psicologia della moda. Mi spaventi. Ecco. E quindi Cristina Muccioli ci parlerà di Homo Writer. Giuro che sono in piedi. La prossima volta metti i tacchi. Ringrazio molto il professor Marco Ferragutti per la generosa introduzione. Sì. Oh, che bello, metto i tacchi. Grazie. Yes. Siete tantissimi, sono veramente felice per Darwin. Buon compleanno Darwin. Io oggi vi parlerò di paradossi legati all'umano e legati all'arte. Una delle cose che penso di aver intuito in decenni in cui mi affanno a studiare arte è che per capire l'arte proprio non basta. Ed è per questo che con tutti i miei limiti e da dilettante, però dilettante viene da diligo che in latino vuol dire amare, ho provato ad accostarmi alla biologia evoluzionistica, soprattutto attraverso i testi di Giorgio Manzi, che forse qualcuno di voi ha avuto il bene di ascoltare ieri sera qua al Museo di Storia Naturale di Milano, che ringrazio tantissimo per questo invito, insieme alla dottoressa Anna Alessandrello e a tutto lo staff per l'impegno enorme per organizzare questa festa di compleanno della scienza. Allora, gli scienziati, che noi consideriamo per il loro approccio empirico deterministico e consideriamo essere sempre delle persone che fanno la domanda giusta al momento giusto in modo chiaro, dando risposte chiare, spesso invece si pongono dei quesiti molto bizzarri che non vengono presi sul serio dal contesto. Darwin questo fatto l'ha patito moltissimo. E per ricordare quanto controintuitiva fosse all'inizio la sua teoria, lui diceva: sarà come confessare un omicidio quando dirò quello che ho scoperto, no, sull'origine dell'uomo. È proprio l'ultimissima pagina in cui scrive una riga, no, nell'origine delle specie, perché temeva, perché lo fa con timore e con tremore. Lo scienziato non è una persona arrogante che scopre e impone, è una persona che a mani nude tra le pietre della superstizione cerca di cavare dei nuovi saperi, delle nuove interpretazioni. E ho trovato, per caso studiando altro, una frase bellissima, molto breve, che vi vorrei leggere, di una docente di biologia e di ecologia evolutiva a Lismore in Australia, così torniamo in Australia. Lei si chiama Monica Gagliano e nel suo libro Così parlò la pianta, in cui si occupa di bioacustica, scrive nel prologo del capitolo Semi di verità: ridicolizzata, denigrata o deliberatamente ignorata, ogni verità è bizzarra ed è goffa quando emerge per la prima volta. Germinando ai margini del familiare, i semi di verità sono eventi anomali.
Ecco, credo che questo si avvicini molto alle domande e alle osservazioni che Darwin si faceva, poneva a se stesso e agli altri. Lui era uno che si chiedeva: ma come mai un fringuello ha un becco più corto e più spesso? E naturalmente il contesto intorno gli rispondeva: perché sì, perché al buon Dio è piaciuto così. E lui diceva: no, se ce l'ha è perché gli serve e bisogna capire perché, no? E attraverso l'osservazione, la morfologia delle forme che osservava, attraverso le ipotesi, attraverso le comparazioni, gli esperimenti, i giri che continuava a fare, no? Nel suo cerchio, nel giardino della sua villa in Inghilterra, si sforzava, anche per balzi quantici e per intuizioni, di capire perché un uccellino avesse un ciuffo rosso e quelli che avevano il ciuffo giallo si erano estinti, perché uno aveva il becco più corto e più spesso e l'altro invece più lungo. Non importava niente a nessuno, è importato a lui ed è grazie a lui che oggi sappiamo qualcosa di più, molto di più, anche su di noi, animali tra gli altri. E qui viene un po' il focus di quello su cui ho cercato di concentrarmi. Cosa significa dire che noi siamo animali tra gli altri? Per chi fa filosofia questo è un problema. Certo, dal punto di vista biologico, dal punto di vista naturale del corpo, abbiamo un corpo che non ci ha dato una invenzione divina, un'architettura che ci aveva previsto, ma è il risultato di milioni di anni di adattamenti e di trasformazioni, e quindi siamo animali. Ma che razza di animali siamo? Beh, io sono una donna 3, sono al terzo posto, questo si è capito. Cioè, però forse c'è anche qualcos'altro da dire. Siamo anche degli animali che scrivono, no? Degli animali che scrivono segni e degli animali che scrivono immagini, che lasciano tracce di sé. Vediamo se riesco ad andare avanti. Sì, c'è qualche cosa, un cortocircuito che ci lega ai nostri antenati, alle nostre prime forme di espressività. E non è tanto il fatto che noi continuiamo a scrivere sui muri, come qualcuno ha fatto sulle pareti di una caverna, quanto, secondo me, il fatto che noi andiamo a produrre segni altamente simbolici, cioè non segni con un'indicazione stradale, ehi, attenzione, attraversamento Renna, oppure la fonte è di qua, segni altamente, densamente simbolici che ancora non abbiamo finito di interpretare, nei posti meno adatti, altro che site specific. Questo è il punto. Siamo proprio degli animali strani, no? Abbiamo anche inventato la tela su cui comodamente, usando anche l'acrilico, possiamo dipingere un quadro. No, invece alcuni continuano ad andare in posti davvero difficili da raggiungere, in cui è difficile lavorare e che è anche casuale poi notare e osservare con quello che abbiamo lasciato. Questo è il famosissimo Banksy che a Dorso Duro, a Venezia, lui è uno che fa un'arte corsara senza invito, lascia delle tracce, lascia dei disegni che uno scopre per caso arrivando lì, per prima la stampa in genere. Qui c'è un bambino, sicuramente malconcio, che ha uno di quei razzi segnalatori, come a dire attenzione perché l'infanzia è in pericolo. È un messaggio molto chiaro per tutti, molto eloquente, che non ha bisogno di grandi interpretazioni, ma a me interessa il luogo. Non vai in una galleria, non esponi in un museo, esponi su un muro sbrecciato, diruto, che affonda nell'acqua, perché a Venezia le case, come sappiamo, miracolosamente sono costruite così. Questo signore invece è un giovane spagnolo, originario di Barcellona, si chiama Pejac, e fa un po' come Banksy e va nei luoghi, proprio nelle periferie più remote, più dimenticate in genere anche dai programmi politici culturali che vorrebbero investire sulle città per la famosa riqualificazione. Peccato che la si faccia sempre in centro, no? Allora, Pejac è andato per esempio nella banlieue parigina
e ha con gli stencil raffigurato un giovane che lancia non un ordigno ma un insieme di colori, di pigmenti, dai quali poi emerge Le Déjeuner sur l'herbe di Manet, no? Come a dire, l'arte prima di tutto è sempre una grande sorpresa, è uno shock quando è arte, è qualcosa di non previsto, che non ti aspetti, secondo, non necessariamente in quest'ordine, anche chi è dimenticato, anche chi non ha i soldi per entrare nei grandi musei ha diritto a godere di questa bellezza, ha diritto a godere di Manet, che è un bene culturale dell'umanità e di tutti noi. Poi vi ho messo quella immagine sopra che è stata fatta proprio nel 2020, nel pieno della pandemia, per ringraziare gli infermieri, il personale infermieristico dell'ospedale Marqués de Valdecilla a Madrid. Vedete che c'è un bambino sulla sedia a rotelle che si stende con le braccia alzate per dipingere un paesaggio di Van Gogh, no? Per dare la speranza di un fuori ancora solare, ancora bellissimo, ancora pieno di colori. Ecco, ci sono anche dei writer, per dirvi, che non imbrattano, ma che lasciano un dono, una sorpresa, e che sanno essere capaci di esprimere gratitudine. A me piace molto l'arte che sa dire grazie, anche in maniera vicaria, anche per chi non sa come dirlo e cosa fare. Tutti quanti possiamo evidentemente condividere anche emotivamente questo messaggio, e anche lui appunto va in posti assolutamente non adatti, non idonei, no? Noi a Brera non diremmo mai ai nostri ragazzi: guarda, se trovi un muro con la muffa sbrecciato, qui mancano dei pezzi, con l'acqua sotto, lì è il posto giusto per dipingere, no? Noi siamo in effetti molto comodi oggi nella maggioranza dei casi per la fruizione dell'arte, ma l'arte è nata nel posto sbagliato, no? È nata proprio nel posto meno adatto, più inadeguato all'espressione artistica. Ed eccoci qua a Lascaux con questo filosofo, questo pensatore, Georges Bataille, che ha scritto un libro che è questo qua, scusate ma io senza la mia memoria di carta non so stare, questi sono i miei fetici. E il titolo di questo libro di Georges Bataille è Lascaux, la nascita dell'arte. Lui parla di nascita, parla dell'evento della nascita. Sapete che tutta la storia della filosofia occidentale è incentrata sull'idea della morte, no? L'uomo si sa mortale, l'uomo è quell'animale che sa la propria morte e la sa anche quando non è vicino al morire. C'è stata un'altra corrente però filosofica in cui l'accento si è spostato. L'uomo è colui che nasce, e quando nasce un essere umano nasce un inedito assoluto. Nessuno sa chi potrà diventare. Potrà diventare un dittatore feroce, potrà diventare un medico che salva la vita alle persone, potrà diventare uno che fa beneficenza o che studia biologia evoluzionistica, o potrà diventare uno spacciatore. Non si sa che cos'è l'uomo, che cosa diventerà, no? Questo progetto in nuce, che certo biologicamente è identico, si spera, è uguale per tutti, a meno che qualcuno ancora non insista con la teoria delle razze. Non saprei cosa dire a costui. Leggi due cose su Wikipedia che magari sono sufficienti. Allora, c'è il filosofo che negli anni 40, appena scoperta la grotta, per caso, erano tre ragazzini, no? uno di loro, inseguendo il cane, il quale a sua volta inseguiva un coniglio, voleva addentrarsi in un pertugio, no? Vicino a Mantignac, un paesino nel sud della Francia, una cittadina nel sud della Francia. Questo bambino a un certo punto cade, entra in una cavità terrena fino alla vita e sente il vuoto sotto. E siccome i bambini sono dei grandi esploratori, anche un po' avventati e arrischiati, invece di tornarsene a casa, entrano tutti quanti, andiamo a vedere che cosa c'è, e scoprono per caso
una cosa che ha rivoluzionato anche le teorie dell'arte, ma penso anche quelle della scienza, perché per produrre queste cose bisogna essere fatti in un certo modo, bisogna avere determinate competenze, bisogna avere un senso della ritualità, una memoria delle forme. Perché una memoria delle forme? Perché questi uomini, i nostri antenati sapiens, che erano arrivati molto prima, dopo l'ultimo autovafrica, entravano in cavità montane sino a un chilometro di distanza dal punto d'ingresso, in un buio totale, completo. Dovevano portarsi delle torce, avevano un freddo terribile lì dentro, vedevano poco e male. Ma perché andare a fare arte lì, no? Dove tra l'altro poi nessuno dall'esterno avrebbe potuto ammirarla. Capite che, cioè, l'arte è un paradosso, e la nascita dell'arte ha a che fare evidentemente con l'inaccessibile, con il ventre delle cose, non con l'esposizione, no? Non con l'ostentazione. Questo è molto singolare, no? L'arte nel posto sbagliato, è l'arte nel posto più insicuro, più buio. L'arte ha a che fare con il buio, non con la luce, con il buio totale. Ho combinato qualcosa di orribile. Ecco, questo è appunto l'ingresso della grotta con Henri Breuil, che è chiamato Abbé, no? Con l'abate Breuil. Marcel Ravida, Jacques Marsal e Léon Laval, che sono i tre ragazzi che tempo prima avevano scoperto. Mi ha sempre fatto pensare il fatto che la grotta fosse stata scoperta da un ragazzino che accidentalmente è caduto andando giù, perché la nostra storia milioni di anni fa comincia con un movimento dall'alto verso il basso. Noi siamo scesi dall'albero. Guardate che abbiamo tutti a che fare con una caduta che ci porta in basso, con una caduta che ci fa scendere e che ci fa diventare quello che siamo. È anche un buon bagno di umiltà, tra l'altro, per ricordare un po' chi siamo. Guardate, questo è uno schema molto, molto essenziale, molto semplificato, di quello che è la grotta di Lascaux. Appena si entra c'è la cosiddetta sala dai tori. Tra poco vi faccio vedere qualche immagine, anche se sono ormai molto molto note, ma mi serve per una cosa. Poi ci sono vari passaggi, alcuni strettissimi, si passa uno alla volta e conviene anche essere non sovrappeso. Se uno soffre di claustrofobia, molto sconsigliato. E si chiamano diverticoli, no? Che hanno a che fare anche con il riferimento al nostro sistema intestinale. E poi c'è la navata, che ha invece richiama insieme al termine abside il lessico dell'iconografia sacra. E poi c'è il pozzo. Nel punto più lontano, in uno dei punti anche più bassi di questa grotta, già bassa, no? E già sotterranea, ipogea, è stato dipinto l'uomo. Abbiamo la prima rappresentazione di noi stessi e la vedremo tra un po', perché lì c'è tutto il suo mistero. Qua c'è una foto bellissima, tanto per dare l'idea. Vedete dov'è? Vi ho messo questa con questa persona, perché spesso, tanto per complicarsi la vita, non dipingevano sulle pareti laterali, ma dipingevano sul soffitto della grotta. E per questo è stata chiamata la Cappella Sistina della preistoria. Solo che Michelangelo aveva i ponteggi, loro no. Ancora non è molto chiaro come abbiano fatto. E guardate le forme di questi animali, forme evidentemente mandate a memoria, facevano parte di loro, ce l'avevano negli occhi, non avevano il modello lì davanti. Avevano una memoria vivissima, quasi una proiezione di quello che avevano dentro, in quel fuori, buio, inospitale e anche molto accidentato come superficie. Di certo non davano la colla di coniglio sulla tela, no? Per renderla bella liscia. Cioè incidevano e disegnavano dei segni sulla roccia con quello che trovavano.
i colori sono molto pochi, ma perché usavano dei pigmenti naturali, facevano bruciare del carbone, poi prendevano il nero, tutto può scrivere. Ecco, per Homo Reiter tutto può scrivere, l'argilla, l'ocra, il legno bruciato, tutto può diventare pigmento, strumento di espressione, strumento di scrittura. Guardate, queste forme sono straordinarie anche per il dinamismo. Per esempio, il corpo del toro è fatto di profilo, ma le corna fatte a forma di lira, noi le vediamo a forma di lira perché il muso è leggermente voltato verso chi guarda. Quindi c'è anche un'accortezza per far apprezzare tutte le differenze anatomiche di questi splendidi animali, rappresentati con un naturalismo, con un verismo che sconcerta, data la situazione e data anche la lontananza temporale. Vedete, qua ci sono dei cervi con i loro palchi, no? Molto cresciuti, molto maturi, e di questo toro qui in basso, vediamo se riesco a trovare il puntatore, vabbè, ma l'avete capito, ecco, mi colpisce, mi ha sempre colpito molto l'espressione dell'occhio, no? Cioè lui è in posizione di attacco, ma anche un occhio molto, uno sguardo quasi mansueto, quasi impaurito. Ci sono davvero una ricchezza di espressività con l'uso della trasparenza. Pensate voi cosa sono andati a pensare nel buio di una grotta, no? Qui c'è questo toro di cui qui vi ho messo il particolare, in trasparenza, dietro, per far vedere che dietro c'è sempre altra vita, che il vivente è infinito. Dietro c'è un cavallo rosso. Per farlo vedere rendono trasparente l'animale. Questo è un artificio, ci vuole un'idea, ci devi pensare. Altri animali sono invece completamente colorati, sono saturi di colore. Questi sono degli altri cervi, vedete, alcuni con il muso in alto, altri invece che vanno dritti e stanno scappando, evidentemente inseguiti dai cacciatori. Questo è un animale che aveva tanto colpito Picasso, che rifarà tutta la vita sino a Guernica, per la sua immensa potenza espressiva. È completamente saturo di ocra, di colore, non è trasparente, eh? Quindi vedete, ma arriviamo qua, arriviamo a quello che ha riempito di commozione e di meraviglia per primo Georges Bataille, e che gli ha dedicato questo testo, questo piccolo libro. Questa è la scena del pozzo. Guardate, c'è un bisonte, forse un toro, che ha il pelo dritto sulla schiena, sta caricando, perché ha il muso reclinato con le corna in direzione del proprio aggressore. Come vedete, è stato trafitto da una lancia e sta perdendo le sue interiora, cioè è un animale ferito a morte. E com'è questo animale ferito a morte? In piedi, in tutta la sua possanza, in tutta la sua baldanza e magnificenza e meraviglia e aggressività, è in piedi, perfetto, ed è la coda diritta, è tutto allerta, no? È in agonia. Agone significa lotta, sta lottando tra la vita e la morte, è stato colpito a morte, sappiamo come va a finire, non c'è, come dire, nessuna attesa su questo animale. Ma guardate l'uomo, guardate, questo è il primo esemplare di uomo. Voi avete visto cosa erano capaci di fare, con quale naturalismo, con quale perizia veristica erano in grado di rappresentare un animale. E qui l'uomo è semplificato, sintetizzato, come l'avesse fatto un bambino, ma un bambino piccolo, che oggi diremmo all'asilo, neanche alle elementari, a quattro dita. E guardate che loro erano così attenti ai dettagli che i bovini li facevano con l'unghia a fessa, con lo zoccolo diviso. Sono stati fatti degli studi su tutti i particolari che adesso non vi posso fare vedere. Quest'uomo ha la testa d'uccello, tra l'altro, perché per dire l'uomo non basta, noi ci sentivamo davvero più animali che umani,
non sapevamo come rappresentarci, perché l'animale che noi vediamo è l'animale visto dall'uomo, è la preda, è il sapere in quanto qualcosa. Cosa so del bisonte? Cosa so del cervo? So che è la mia preda, so che può correre veloce così, so che mi può colpire con le corna, so che è il mio sapere oggettivato, staccato da me. Cosa so di me? Mi vedo guardarmi. Uno che rappresenta sé si vede mentre si guarda mentre si guarda, e questo ha sconcertato, e questa è l'arte. L'arte è, a proposito di coscienza, di autocoscienza, di consapevolezza del sé, il terrore di vedersi mentre si guarda l'animale. L'animale è il sapere saputo, risaputo, messo a fuoco, riprodotto. L'uomo, che non si è mai guardato, che non ha mai preso un momento per staccarsi dalle attività di caccia, dalle mille pratiche febbrili a cui doveva dedicarsi per la sopravvivenza, qua si contempla e non sa cosa dire di sé. È l'animale non ancora catturato, dirà poi Nietzsche, no? Ed è un ibrido meraviglioso con altre creature. Tra l'altro Bataille osserva anche che quest'uomo, che non è nemmeno diritto, è sbieco, è caduto, è osceno, cioè cade fuori dalla scena, infatti è itifallico, ha un'erezione, con tutta quell'indirizzo di amore, morte, eros e thanatos, che verrà poi indagato più avanti anche da tanta Austria e da tanta psicanalisi. Qua sotto torna un uccello, su una specie di asta. Mi è sembrato molto importante la presenza replicata di uccelli in una scena di caccia al bisonte. È come se l'uccello fosse simbolicamente rappresentato per la sua qualità di mediatore tra due dimensioni, quella del volo, quella del cielo, quella dell'altrove e quella della terra, perché l'uccello può anche posarsi su un ramo, posarsi a terra, ha due nature, e se ha due nature è più di noi, no? Bisogna mettersi un po' nella testa di questi nostri lontani strabilianti antenati, e c'è questa figura appunto di sbieco, l'unica che non è in asse, l'unica che non è in verticale, orgogliosa di quello che ha fatto, del successo, della sua caccia, come dovrebbe, mentre invece è in piedi il toro che, ripeto, è agonizzante e moribondo. Faccio un grande salto e arrivo, ma per dire quanto noi, a livello proprio di memoria immaginativa, di memoria, di archivio di immagini, perché siamo un'unica umanità in cammino che si è portata dietro i propri racconti e i propri ricordi, tratteniamo anche inconsapevolmente la potenza simbolica di alcune immagini. Ricordate quegli uccelli, quella testa a forma di uccello e quell'uccello sull'asta dell'uomo di sbieco in Lascaux. Ogni volta che interviene in una scena qualche cosa che noi non abbiamo saputo come identificare, come rappresentare, a cui dare immagine, c'è una scheggia laterale che entra nella scena. Qui c'è l'annunciazione di Beato Angelico, artista quattrocentesco fiorentino, non sapevano come fare lo Spirito Santo, e c'è questa obliqua, vedete, questa diagonale che entra, e cosa c'è dentro? Un uccello. C'è un colombo, c'è... come dire, l'ulteriorità dell'umano, cioè quello che noi non sappiamo come dire. Quando non sappiamo come dire, usiamo gli animali. Questo artista è stato ristudiato alla fine degli anni '80 da Georges Didier Huberman, che è il più grande estetologo europeo ad oggi, e si è reso conto di qualcosa che nessuno aveva mai notato, e cioè che nella Madonna delle Ombre, chiamata così perché vedete qua sopra dove ci sono questi capitelli, c'è la proiezione delle ombre. I capitelli sono corinzi perché il capitello ionico simboleggiava la madre gravida, il capitello corinzio la madre vergine pura. Lei, anche dopo aver dato alla luce il suo bambino, naturalmente è ritenuta vergine, come si chiama.
quindi c'è anche tutta una simbologia, però vedete la precisione lenticolare è perfetta nel restituire i contorni, le forme, i colori, i dettagli. Cioè Beato Angelico era veramente quasi un fiammingo per quanto faceva attenzione ai dettagli. Sotto questo affresco, con anche accenni di tempera, che si trova nel convento di San Marco a Firenze, direi in un diverticolo, direi in un corridoio laterale, no? Buio, ci sono sei pannelli giganteschi che nessuno ha mai guardato. Sono questi pannelli qua, che non hanno, questo è uno dei tanti, con delle chiazze buttate lì, che non hanno niente a che fare con lo studio prospettico che si vede in questa Madonna, con i colori riposati, senza nessuna esitazione, un disegno perfetto. È una pittura d'azione, lanciata, improvvisata. Studiandola per bene, Didi Huberman, e andando anche in archivio del convento a leggersi dei documenti, si è reso conto che Beato Angelico aveva preso una cannuccia, aveva aspirato il colore e l'aveva letteralmente sputato sopra. Elogio dello sputo. Perché? Perché nell'Antico Testamento si facenno a Dio, a Yahweh, che con la saliva mischia la terra e fa l'Adam, Adam, da cui Adamo vuol dire ocra, impasto di terra, da cui viene la parola uomo, che viene da humus, e poi soffiando nelle narici gli ha dato la vita. Allora questo soffio vitale con la cannuccia, per lui era il trionfo vitalistico della nascita con cui abbiamo iniziato di un nuovo bambino, no? Di Gesù bambino. Questi sono quattro dei sei pannelli, scusatemi, quattro dei sei pannelli sembrano fatti da Pollock, francamente, rispetto alla pittura riposata e serena che c'è nella Madonna delle Ombre. E qui ci sono delle mani che si trovano a Lascoma, che si trovano anche ad Altamira, si trovano in Argentina. Era un modo molto comune tra i nostri antenati sapiens lasciare il primo selfie che hanno potuto, il loro "Ehi, io c'ero". Io ero qui. E c'erano due modi per fare queste mani. A volte si riempivano la mano di colore, perché la pittura è sporcarsi le mani in luoghi impervi, e poi imprimevano la propria mano sulla parete lasciando traccia. Altre volte invece appoggiavano la mano pulita e poi, mettendosi del colore in bocca, lo sputavano intorno, esattamente come ha fatto Beato Angelico. Quindi più che una storia lineare dell'arte, mi piace ricordare, come ha fatto Darwin, che l'arte è un cespuglio. Grazie. Grazie mille, Cristina. Pieno di spunti interessanti quello che hai raccontato. Tra l'altro c'è un saggio di Gould che parla di questi argomenti, cioè dell'arte non come un'evoluzione lineare, ma come un fenomeno estremamente complicato. Bellissimo. Avremo, spero, magari occasione di continuare a parlarne con le domande successive. È ora la volta degli strumenti. L'uso degli strumenti è stato spesso chiamato in causa come caratteristica umana, no? Soprattutto in passato, devo dire. E ce ne parlerà Gloria Sabbatini, che è ricercatrice presso l'unità di primatologia cognitiva dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, che però vedo qua ha lavorato anche in collaborazione col Max Planck Institute, che è un po' il cuore, no, dell'antropologia mondiale in questo momento. E quindi, vabbè, ci racconterà, spero, cose molto interessanti. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori per l'invito. Io oggi vi parlerò dell'uso di strumenti negli animali e in particolare
nei cebi dai cornetti, che sono delle scimmie sudamericane delle dimensioni di un gatto, che usano strumenti sia in natura che in cattività. Noi esseri umani diciamo ogni giorno utilizziamo strumenti per fare un'innumerevole quantità di cose, e a volte per compiere determinate azioni possiamo usare degli strumenti, diciamo, creati inventati apposta, ad esempio come un martello per battere su un chiodo, oppure possiamo utilizzare degli strumenti, diciamo, arrangiarci utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione in quel momento, come ad esempio un sasso, per fare la stessa cosa. L'uomo, diciamo, l'uso di strumenti nell'evoluzione umana ha avuto un ruolo centrale, ma che cosa possiamo dire di questo nel resto del regno animale? Io innanzitutto partiamo con una definizione. Ovviamente, a seconda di come definiamo l'uso di strumenti, alcuni comportamenti possono rientrare possono essere considerati tali e altri no. Io oggi ho preso in prestito la definizione di Schumacher, Wolcott e Beck, che definiscono l'uso di strumenti come l'utilizzo di un oggetto svincolato o vincolato a un altro oggetto ma manipolabile per attivare efficientemente la forma, la posizione o la condizione di un altro oggetto, di un altro organismo o dell'utilizzatore stesso. E qui c'è un altro passaggio importante: quando l'utilizzatore tiene e manipola direttamente lo strumento durante o prima dell'uso ed è responsabile dell'adeguata e efficace orientazione dello strumento. Che vuol dire? Secondo questa definizione, alcuni usi di strumenti, come per esempio utilizzare un bastoncino per grattarsi la schiena come fanno gli oranghi, rientra nell'uso di strumenti, ma altre cose come per esempio tirare una corda alla cui estremità è legato del cibo, non rientra nell'uso di strumenti, perché l'utilizzatore non è responsabile della connessione fra la corda e il cibo stesso. Comunque, al di là della definizione che diamo dell'uso di strumenti, quello che è certo è che non siamo gli unici a usare strumenti. L'uso di strumenti è presente nei ricci di mare, negli insetti, nei crostacei, nei ragni, nei pesci, nei molluschi, negli uccelli, nei mammiferi. Quindi è molto diffuso nel regno animale, tuttavia si tratta, diciamo, è presente in meno dell'1% dei generi animali studiati. Quindi il numero complessivo di specie che fanno uso di strumenti in realtà è piccolo, non è molto ampio. Ma come e quando gli animali usano strumenti? Allora, di fronte a un problema, alcuni animali, diciamo, di fronte a un problema nuovo, alcuni animali non sono in grado di risolverlo. Cioè il loro utilizzo di strumenti è limitato a un contesto specifico. Ad esempio, nel caso delle formiche tessitrici che usano le secrezioni delle larve per tessere le foglie fra di loro, l'uso di strumenti è limitato a quel contesto. Altri animali, al contrario, hanno un utilizzo di strumenti più plastico, più flessibile, e lo utilizzano in contesti differenti e per scopi differenti. È qui il caso, per esempio, di noi, ma anche di altri primati. E io mi concentrerò su questo secondo tipo di uso di strumenti. Ma quali sono gli ingredienti che favoriscono questo secondo tipo di uso di strumenti? Allora, innanzitutto è necessario avere le caratteristiche sensoriali, anatomiche, comportamentali e cognitive particolari. In particolare bisogna avere una buona coordinazione fra la visione e la prensione, una buona capacità di prensione che sia data da appendici, da arti o anche dal becco degli uccelli. Avere un interesse verso degli oggetti e una motivazione a manipolarli, una tendenza a combinare gli oggetti fra di loro e una capacità di imparare a ricombinare le informazioni acquisite indipendentemente nello spazio e nel tempo. I primi casi ben documentati di uso di strumenti risalgono agli studi di Jane Goodall negli scimpanzé di Gombe in Tanzania. Qui lei appunto osservò questi scimpanzé che utilizzano dei bastoncini, le infilano nei termitai per pescare le termiti, in quanto le termiti, diciamo, quando una volta che è inserito il bastoncino, lo aggrediscono attaccandosi con le mandibole al bastoncino, gli scimpanzé estraggono il bastoncino e quindi mangiano le termiti che sono rimaste attaccate.
Questi studi in qualche modo hanno rappresentato una svolta, un cambio nella maniera in cui l'uso di strumenti è stato visto negli altri animali, diciamo. Tant'è che questo Louis Leakey, il famoso paleantropologo, arrivò a dire che ora dobbiamo ridefinire cosa è uno strumento, cosa è umano, o accettare che gli scimpanzé sono umani. Cioè, da quel momento in poi l'evoluzione dell'uso di strumenti non si è studiata solo sugli esseri, non soltanto sugli esseri umani, ma anche su altre specie animali. E da quel momento in poi sono state descritte numerosissime altre forme di uso di strumenti, sia negli scimpanzé, in tante popolazioni, in cui sono state descritte tante forme di uso di strumenti, ma anche in altri primati, come per esempio negli oranghi di Sumatra, che... Scusate, lo sto cercando io. Puntatore. Scusate. O per esempio, poi sono stati descritti negli oranghi di Sumatra, che utilizzano un bastoncino per estrarre dei semi dal frutto dell'anesia, che è molto spinoso, quindi è difficile riuscire a mangiarli senza farsi male. L'uso di strumenti è stato descritto nei macaca fascicularis in Thailandia, che usano delle rocce per nutrirsi sia di crostacei che di vari tipi di molluschi. Ed è stato descritto infine, anche non infine a livello temporale, ma infine per quanto riguarda la mia presentazione di oggi, nei cebi dai cornetti, queste specie che vivono in Sud America. E dell'uso di strumenti dei cebi dai cornetti vi parlerò meglio. Io nella mia presentazione, diciamo, mi focalizzerò su questi tre aspetti: la selettività nell'uso di strumenti e la capacità di riconoscere le proprietà funzionali degli strumenti da parte dei cebi, sugli eventuali vantaggi dell'uso di strumenti e su come fanno i cebi ad imparare ad utilizzare strumenti. Partiamo con la prima: la selettività nell'uso di strumenti e le proprietà funzionali di essi. A questo punto, negli esperimenti di cui vi parlerò, la domanda è stata in qualche modo se i cebi sono in grado di scegliere gli strumenti più adatti per risolvere un determinato compito o per raggiungere un determinato scopo, e se tengono conto delle proprietà funzionali di questi strumenti. Molti degli esperimenti di cui vi parlerò sono stati condotti nell'ambito del progetto internazionale Tocebus, di cui anche molti ricercatori dell'unità di primatologia fanno parte, e sono stati condotti a Fazenda Boa Vista, in Piauí, nel nord-est del Brasile. In Piauí, appunto, in questa zona, Fazenda Boa Vista, l'ambiente è di tipo simile alla savana, quindi è un ambiente di tipo serrato, e vi crescono molte palme che fruttificano a terra. Per far partire il video. Qui potete vedere un maschio adulto che usa un percussore per rompere una noce posta su un'incudine, quindi usa la tecnica dell'incudine del martello per rompere questa noce e potersi nutrire. Questo è un comportamento abituale della popolazione di cebi di Boa Vista. A Boa Vista, andando poi a studiare nel dettaglio il comportamento, si è visto che solo un 1% del tempo è dedicato all'uso di strumenti e che, sebbene si nutrano, usino gli strumenti per nutrirsi anche di altri cibi, la maggior parte dei cibi di cui si nutrono attraverso l'uso di strumenti è costituita da noci di palma. Queste noci di palma sono molto dure, infatti andando a misurare la resistenza alla rottura di queste noci, si è visto che questa varia da 5 kN a 12 kN. Cosa vuol dire? Per avere un termine di confronto, basta farvi vedere che la resistenza delle noci che comunemente mangiamo noi qui in Europa
è di 0,37 kN, quindi si tratta di noci veramente molto dure e difficili da aprire. Quindi per rompere noci così resistenti è necessario selezionare sassi pesanti, che possono arrivare anche a pesare un terzo del peso corporeo di un cebo, ed è necessario trasportarli fino all'incudine. Quindi sulla base da partire dalle osservazioni condotte è stato ideato un esperimento per andare a valutare se i cebi sono in grado di selezionare i percussori giusti per rompere le noci. Considerate anche che i sassi sufficientemente duri per rompere le noci, cioè le quarziti, sono piuttosto rari in questo ambiente. Questa è l'area di studio che è stata approntata in campo. Qui vedete un soggetto sperimentale che entra all'interno dell'area sperimentale. Questo è il sito di scelta dove sono stati posti i sassi tra cui il cebo poteva scegliere. E c'erano due tipi di incudine, una di arenite, quindi di pietra, e un'altra di legno. Sono state proposte diverse condizioni sperimentali. In due condizioni sperimentali sono stati utilizzati dei sassi naturali. Nella prima condizione, friability, i cebi potevano scegliere fra due sassi di dimensioni uguali, ma appunto di friabilità diversa. In particolare quella più friabile tra i due sassi appunto si rompeva nell'utilizzo e quindi non era in grado di rompere la noce. La seconda condizione, size and weight, nella seconda condizione presentavamo due sassi in cui il più piccolo era il meno pesante e il più grande era più pesante. Ovviamente in natura in genere queste due variabili, dimensione e peso, correlano, vanno di pari passo. Quindi per ovviare a questo problema e quindi cercare di separare queste due variabili sono stati realizzati anche dei sassi artificiali e quindi proposte altri tre tipi di condizione. In una appunto same size e different weight c'erano tre sassi di dimensioni uguali ma peso diverso. In conflicting size and weight c'erano due sassi in cui quello più grande era anche quello più leggero. E in three size and weight c'erano tre sassi di cui quello più piccolo era quello più leggero e poi c'erano due sassi di dimensioni uguali in cui uno era leggero e l'altro era pesante. Cosa hanno fatto i cebi? Ora qui vi faccio vedere un video che mostra un maschio adulto dengoso. Fa tap su quello dell'albero. Qui si sente Elisabetta Visalberghi che commenta il comportamento del cebo. Che è quello leggero. Passa a quello centrale, lo sposta. È pesante, molto pesante, perché è 1,9 kg purtroppo. Prende il piccolino, sì, il leggero grande, si rende conto che l'unico da usare è quello lì, certo è uno sforzo immane. Con estrema fatica riesce a trasportarlo all'incudine e poi vedrete che in realtà con due colpi ben assestati riesce a rompere la noce. Rotto con due colpi. Andando ai risultati dell'esperimento, abbiamo visto che i cebi effettivamente sono in grado di scegliere il sasso funzionale tra quelli a disposizione e lo fanno sia nelle condizioni con i sassi naturali che nelle condizioni con i sassi artificiali. Qui vedete rappresentata la percentuale di scelta e le analisi statistiche rivelano che la scelta è significativamente al di sopra del livello casuale. Ora, abbiamo visto che i cebi se la cavano bene col peso, ma che dire delle altre proprietà funzionali? Per indagare come se la cavano, ad esempio, con la rigidità, flessibilità, con un mio collega Hector Manrique, abbiamo ideato un esperimento in cui appunto i cebi dovevano selezionare gli strumenti nuovi sulla base della loro rigidità o flessibilità. Ci siamo chiesti anche un'altra cosa. Sono in grado di scegliere lo strumento adatto sia quando sono loro stessi a manipolarlo, ma anche quando vedono lo sperimentatore che lo manipola? La procedura consisteva nel fatto che il cebo, che vedete
Qui doveva scegliere fra i tre strumenti a disposizione, di cui uno era rigido e due flessibili. Sono stati presentati ovviamente diversi set di tipi di strumenti. Una volta operata la scelta, lo sperimentatore gli passava lo strumento e il cebo poteva andare a recuperare la fetta di banana che era posta su questo tavolino. Ovviamente era recuperabile solo attraverso lo strumento rigido. Sono state proposte due condizioni sperimentali. Nella condizione manipolazione era il cebo stesso che poteva manipolare lo strumento prima di operare la scelta. Nella condizione osservazione era lo sperimentatore che manipolava di fronte al cebo i tre strumenti. Ovviamente manipolandoli uno si piegava, quello flessibile, gli altri rigidi, nonostante lo sforzo dello sperimentatore, non si piegavano. L'ultima condizione, che è stata quella di controllo, condizione visiva statica, i tre strumenti venivano posti sul ripiano senza dare alcun indizio, alcuna informazione sulla rigidità o flessibilità degli strumenti, ma semplicemente il cebo li poteva osservare fermi lì sul ripiano prima di operare la sua scelta. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che nella condizione manipolazione in verde i cebi hanno scelto significativamente al di sopra del livello casuale lo strumento funzionale, ma in maniera un po' che ci ha un po' sorpreso anche nella condizione di osservazione, cioè gli bastava osservare anche lo sperimentatore che manipolava lo strumento per capire qual era quello giusto, quello più flessibile. Mentre nella condizione visiva statica la loro scelta è stata casuale. Quindi in qualche modo questi esperimenti ci dicono che i cebi sono in grado di scegliere gli strumenti adatti a risolvere diversi tipi di compiti, e di più ci dicono anche che tengono conto delle proprietà funzionali degli strumenti sia quando possono loro direttamente ricavare informazioni dirette dagli strumenti, ma anche quando vedono gli strumenti manipolati da altri. Ora passiamo al secondo aspetto di cui vi parlerò, e cioè dei vantaggi dell'uso di strumenti. Insomma, perché fare tanta fatica? C'è qualche vantaggio a utilizzare questi strumenti in natura? Dagli studi che sono stati fatti si è visto che a Fazenda Boavista la frequenza mensile di uso di strumenti non è legata alla disponibilità di frutta o di alimenti. Anche altri studi mostrano che l'uso di strumenti non si manifesta con una minore disponibilità di cibo. Allora uno si potrebbe ipotizzare quindi che l'uso di strumenti possa favorire comunque l'accesso a cibi altrimenti non ottenibili e quindi in qualche modo ampliare la nicchia ecologica della specie, ma effettivamente finora pochi studi sono andati a indagare i benefici dell'uso di strumenti. Per indagare questi benefici, in particolare i benefici della tecnica dell'incudine del martello nella popolazione di Boavista, è stato condotto un esperimento da Patricia Izzar, una ricercatrice brasiliana, che è stato pubblicato recentemente su Current Biology. Che cosa è stato fatto? Sono stati ovviamente osservati i comportamenti e la dieta di questi 28 soggetti della popolazione di Boavista per circa 2 anni. Sono state condotte analisi nutrizionali sui campioni di piante e animali inclusi nella dieta dei cebi. E sulla base di questi dati è stato stimato l'apporto nutritivo giornaliero in termini di energia e di macronutrienti, lipidi, proteine e carboidrati. Inoltre è stato stimato il consumo giornaliero di energia. A partire da questi dati sono confrontati la dieta e il consumo energetico tra i giorni in cui i cebi usavano strumenti e i giorni in cui invece non li usavano. Che differenze sono emerse? Allora, innanzitutto si è visto che i cebi non mangiano di più quando usano strumenti. La quantità di cibo ingerita non aumenta con l'uso di strumenti. Mentre quello che aumenta è l'energia ricavata dai cibi stessi, in particolare quella ottenibile dai grassi e dai carboidrati. Infatti, se in questo grafico è riportato l'energia, qui vedete in questo rombo blu, l'energia ottenuta nei giorni in cui usavano strumenti, e invece il triangolo arancione mostra l'energia ottenuta nei giorni in cui non usano strumenti. E effettivamente l'energia ottenuta, in particolare appunto da grassi e carboidrati, nei giorni di uso di strumenti è decisamente maggiore rispetto agli altri giorni, quasi del 50%.
Questa energia deriva soprattutto dai grassi e i carboidrati e non tanto dalle proteine, che rimangono costanti nei diversi tipi di giorni. L'altra cosa che cambia è la quantità di fibra ingerita, cioè nei giorni in cui usano strumenti ingeriscono meno quantità di fibra rispetto ai giorni in cui non usano strumenti. Quindi il fatto di ingerire meno fibre in qualche modo facilita l'assorbimento delle sostanze nutritive. Considerate che i cebi sono una specie onnivora che ha un apparato digerente che non ha particolari adattamenti per la digestione delle fibre. Quindi che cosa possiamo dire? Che nei cebi l'uso di percussori migliora la qualità della dieta più che la quantità. E quindi questi risultati in qualche modo mostrano come l'uso di percussori potrebbe aver fornito significativi benefici energetici e nutrizionali nei primi ominini, anche quando le forme di uso di strumenti erano tecnicamente semplici. Qui stiamo parlando di un tipo di uso di strumenti abbastanza semplice e rappresentavano una parte ridotta dell'attività di foraggiamento. Ricordate che nei cebi di Boavista l'1 o il 2% del tempo è trascorso utilizzando strumenti. Quindi l'uso di oggetti naturali come strumenti potrebbe aver agito da catalizzatore per la costruzione di nuove nicchie e gettato le basi per l'evoluzione tecnologica e culturale umana. Infine passiamo all'ultimo aspetto di cui vi parlerò, cioè l'apprendimento di uso di strumenti. Come imparano i giovani a usare gli strumenti? E il contesto sociale influenza l'apprendimento? In che maniera? Allora, quando ci troviamo di fronte a comportamenti esibiti dai membri di un gruppo che sono appresi dai giovani, anche grazie al contesto sociale in cui vivono e che passano di generazione in generazione, si può parlare di tradizioni. Le tradizioni culturali umane si mantengono attraverso meccanismi quali l'imitazione e l'insegnamento, insomma meccanismi abbastanza sofisticati. Nel caso dell'uso dei percussori nei cebi di Boavista, si può parlare di tradizione? E come viene appresa dai giovani? Allora, qui vedete in questo video un individuo adulto esperto che si accinge a rompere una noce con un giovane che sta nei paraggi, molto attento a tutto quello che succede, in particolare attento alle sorti della noce. Infatti, non appena l'adulto se ne va, cerca di recuperare i resti della noce per ottenere eventuali resti di cibo. Poi arriva anche un altro giovane che si interessa sia al sasso che alla ricerca di eventuali altri resti di noci. Sunny joined by Presenci. Presenci's touching the stone. Quindi effettivamente c'è un contesto in cui i giovani sono interessati a quello che fanno gli adulti esperti nell'uso di strumenti e come imparano ad utilizzarli. Per studiare questo aspetto sono stati seguiti 16 giovani cebi dall'età di 3 mesi, che avevano un'età che andava dai 3 mesi ai 6 anni e mezzo di età per 26 mesi. E la cosa particolare di questo studio è che veniva svolto da due osservatori contemporaneamente. Un osservatore si focalizzava sul comportamento del giovane, l'altro osservatore registrava quello che avveniva nello stesso tempo intorno al giovane, quindi si focalizzava sul comportamento degli altri membri del gruppo. Dopodiché questi dati sono stati combinati e analizzati insieme. Che cosa è emerso? Innanzitutto è emerso che quando gli adulti esperti usano strumenti, i giovani rivolgono la loro attenzione alle noci primariamente, più che all'incudine, più che ai sassi. Quindi i giovani riescono anche a ottenere pezzetti di cibo, come avete visto dal video, gli scarti dell'individuo esperto sono molto ambiti, molto interessanti, e la frequenza con cui i piccoli mangiano pezzettini di noce è 9 volte maggiore, in prossimità delle incudini che altrove. Andando a vedere l'ontogenesi dell'uso di strumenti, si è visto che i cebi iniziano manipolando le noci, poi proseguono sbattendo le noci su superfici dure e alla fine combinano i pezzi nell'ordine giusto, cioè mettono la noce sull'incudine e utilizzano il sasso per colpirla.
in questi grafici potete vedere in ordinata la probabilità dell'occorrenza di certi tipi di comportamenti. Qui vedete la probabilità di manipolare le noci e la probabilità di sbattere le noci. E questa è stata calcolata quando gli individui adulti non utilizzavano strumenti nei paraggi o quando gli individui adulti cominciavano a utilizzare strumenti dal primo minuto in poi. Come vedete, la probabilità che i giovani facciano strumenti o comportamenti di manipolazione di noci o di percussione di noci è maggiore quando ci sono esperti nei paraggi che usano strumenti piuttosto che quando non ci sono. La stessa cosa, risultati analoghi sono stati trovati anche nel caso di usare i sassi per sbattere contro le noci, anche se il grafico non l'ho riportato. Non solo questo, è emerso che anche in assenza degli individui esperti, e in particolare pochi minuti dopo che gli individui esperti hanno lasciato le incudini, i piccoli eseguono questi comportamenti con frequenze superiori all'atteso. Questi grafici potete vedere la frequenza di manipolazione di noci, di percussione di noci e di uso di sassi per rompere le noci. Qui, quando gli individui esperti sono presenti, utilizzano strumenti, e a seguire nei minuti successivi che gli individui esperti hanno smesso di usare strumenti. Quindi le attività dei giovani continuano anche dopo che gli individui esperti hanno smesso di usare strumenti nelle loro vicinanze e si mantengono nel tempo. In breve, l'attività di rottura delle noci o anche la sola presenza di incudini lasciate libere dagli esperti inducono i piccoli a fare pratica. Quindi possiamo dire che l'uso dei percussori e delle incudini nelle popolazioni di cebi può essere considerato una tradizione, sostenuta nel tempo da vari fattori, cioè l'attenzione del giovane verso le noci, la tolleranza da parte dei cebi più esperti nei confronti dei giovani, l'accesso a premianti pezzettini di cibo dimenticati, l'attenzione e ripetizione delle azioni dei giovani, delle azioni fatte dagli esperti da parte dei giovani, e l'accesso ai sassi funzionali sulle incudini dopo l'utilizzo dei più esperti, quindi la possibilità di fare pratica continuata nel tempo. Questi meccanismi, sebbene diciamo molto più semplici dell'insegnamento magari presente negli esseri umani, possono farci vedere che le tradizioni possono diffondersi, essere mantenute nel tempo anche da meccanismi relativamente semplici a livello cognitivo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutti i ricercatori e studenti che hanno realizzato gli esperimenti. Microfono, sì. Allora, adesso i relatori di stamattina sono invitati qua ed è aperta la possibilità di fare domande. Io ho ricevuto due finora domande dagli ascoltatori in remoto, come si usa dire oggi, però forse sarebbe più interessante cominciare con domande da parte del pubblico. Là c'è già un signore. Prego. Ovviamente siamo in ritardo, anche colpa mia, però non mi piace, non lo so. Ma direi. Eccolo, arriva il microfono. C'è una domanda carognissima. Invece è interessante per te. Pronto? Ecco. Buongiorno, sono Davide. Era per la professoressa Muccioli. Allora, possono essere domande, cioè per me sono spontanee, ma possono essere viste magari come provocazione, ma vorrei capire appunto in base all'interpretazione che risposta darà. Allora, chi decide qual è il posto adatto per fare arte? Mi è venuta in mente questa domanda. E cosa significa adatto? Cosa si intende per adatto o cosa intende lei, ad esempio, per adatto a livello di fare arte?
E volevo anche capire una cosa, che era, può darsi che questi uomini delle caverne si nascondessero dai pericoli e vivevano in questi luoghi impervi profondi, e una volta lì, avendo l'urgenza di esprimere qualcosa, ci avevano intorno le pareti e il soffitto della caverna. Grazie. Rispondo o aspetto? Vai, vai. Allora, decide che cosa è adatto il buon senso. Come per qualsiasi altra pratica, ci si mette al riparo, si cerca di semplificarsi la vita, che in quei tempi era davvero difficile a livello di sopravvivenza. Le caverne, quelle caverne, non erano abitate, sono stati fatti proprio degli studi meticolosi, mentre in altri luoghi hanno trovato anche avanzi animali, quindi resti di cibo evidentemente consumato, eccetera, lì si andava per fare un rito, no? Che evidentemente tra le ipotesi doveva aiutare la caccia. Se non diventi l'animale, se non ti travesti da lui, se non diventi lui, non riesci a prenderlo, no? Questa è una delle ipotesi più... poi l'altra domanda che mi aveva fatto, che cosa è adatto? Ecco, quello viene fuori dalla pratica, cioè noi siamo pratiche di mille pratiche, nel momento in cui ci mettiamo a fare qualcosa, distinguiamo subito, lo fanno anche i cebi con i sassi, abbiamo visto, no? Che cosa si presta meglio all'esecuzione di una pratica e che cosa invece scartiamo. Loro facevano già pennelli, prendevano dei rametti e poi li pestavano all'estremità, li sfrangiavano e li intingevano nei colori. Chissà quanti rametti, quanti tipi di legno hanno scartato, perché non facevano delle frange abbastanza morbide, abbastanza lunghe, prima di arrivare alla setola. Però ecco, dal punto di vista strumentale, esecutivo, possiamo già darci delle risposte. Il perché abbiamo scelto l'inaccessibile e il buio, no? Per usare dei colori così vividi e meravigliosi, invece, è qualcosa di obliquo, di trasversale, che non risponde a una funzione. L'umano in fondo è eccedenza, no? Se lei alza gli occhi, qua sopra ci sono dei disegni meravigliosi di Haeckel, che riproducono quelli di Haeckel, che dobbiamo anche alla generosità del professor Ferraguti, non è che servano, Cioè potevamo fare il Darwin Day anche senza, però fa parte dell'umano circondarsi di immagini, di meraviglia, di colori e di forme. Noi diamo forma alla forma. Grazie a lei. C'era una domanda, ecco quel signore lì, sì, tocca a lui. Volevo chiedere, credo al professor Bandi, che ci ha parlato, se non ho capito male, del tipo di reazione ad input esterni. Quale correlazione c'è tra quanto lei ha egregiamente esposto e il meccanismo conosciuto dell'amigdala e della corteccia cerebrale, dove sostanzialmente un input esterno c'è una reazione, ci può essere una reazione immediata, non elaborata, dell'amigdala che porta a una reazione, diciamo, a un comportamento, e invece una tardiva che passa attraverso una elaborazione, diciamo, più razionale. Grazie. Sì, beh, grazie per la domanda, perché in un certo senso io ho dovuto veramente correre, perché ho cercato di stare nei 25 minuti, quindi determinati aspetti non sono riuscito a trattare. Quindi in qualche modo, quando ho parlato della coscienza come epifenomeno, il concetto sostanzialmente era quello di chiedersi se noi potremmo essere semplicemente degli automi, delle macchine che agiscono, e quindi sulla base di stimoli, elaborazione centrale, risposta, con una percezione percepita che a quel punto non ha una funzione nella generazione della nostra risposta, tema che in un certo senso poi va a braccetto con quello del libero arbitrio. Quindi la risposta è sicuramente noi siamo in grado di fare cose estremamente difficili senza avere un accesso alla coscienza di quello che facciamo, cioè quando a volte, perché sono, diciamo, sulla base di una, se volete, memorizzazione
evoluzionistiche, quindi io sono in grado di fare cose molto difficili perché sono programmato per farle, altre volte è sulla base di un'acquisizione di capacità che mentre io acquisisco la capacità tendo a fare attenzione. Se inizio a giocare a tennis c'è una fase in cui devo essere attento a quello che faccio, se inizio ad andare in moto devo avere attenzione, in un certo senso c'è una sorta di controllo, poi quando il meccanismo viene in qualche modo incorporato diventa di fatto automatico, cioè non è pensabile che nella risposta a una pallina da tennis ci sia realmente la decisione di colpire la pallina, cioè è chiaro che quello è l'obiettivo, no, del professionista, ma in realtà non ha tempo di prendere decisioni. Quindi i fatti sono che noi siamo in grado di fare cose straordinarie senza che ci sia l'accesso alla coscienza, e questa è la ragione per cui in determinate situazioni si è immaginato che la coscienza potesse essere un epifenomeno. Quindi il tentativo che io ho cercato di fare è dimostrare che in realtà la coscienza, intesa non come la coscienza morale, no? Come poi no? C'è anche quel significato, cioè che questa percezione in realtà nella mia visione, nella visione ovviamente di altri, abbia in realtà una funzione e possa intervenire. Devo dire che ho letto decine di articoli su quale sia la funzione della coscienza, ma non ho trovato un articolo che sia realmente convincente nell'esplicitare quale sia la sua funzione. Diciamo che io trovo tutto sommato convincente il fatto che le nostre esperienze, tranne situazioni di mismatch, sono allineate con risposte che sono funzionali, e questo suggerisce che la coscienza sia esposta al vaglio della selezione naturale. Mamma mia, quanta gente! Prego. Questa ragazza qui. Buongiorno. No, non so come si chiama. Vabbè, prego. Mi chiamo Giorgio Galli. Volevo fare una domanda a proposito di strumenti. Lo strumento è sicuramente un mezzo per arrivare a una soluzione. E nel guardare la presentazione mi sono venuti in mente i comportamenti delle cornacchie. Le vediamo in montagna dove vanno a raccogliere le noci di Juglans Regia, le vanno a buttare in mezzo alla strada aspettando che qualche macchina o il camion le rompa. In città non c'è la Juglans Regia, c'è la Juglans Nigra, che è una noce che ci vuole un incudine, un martello per poterla aprire, però le cornacchie fanno la stessa cosa, buttano per il frutto, diciamo così, nella carreggiata della strada, quando poi le macchine l'hanno spaccato vanno a mangiare. Allora la domanda è, ma e parliamo di cornacchie, noi stavamo parlando di scimmie, esiste una tassonomia dell'intelligenza, cioè questi animali possono essere considerati comunque con questo tipo di comportamento una dimostrazione che comunque la capacità, l'intelligenza nasce da lontano? Grazie. Allora, diciamo che con il concetto di intelligenza è abbastanza, devo dire, ha tante definizioni e tanti contorni, come dire, difficili a volte da considerare. Quello che possiamo dire è che questi animali osservano il mondo che li circonda, o diciamo riconoscono quali sono le proprietà degli oggetti che utilizzano o che appunto incontrano e manipolano, e sanno combinare diciamo gli eventi con diciamo delle cause con degli effetti. Cioè il fatto di non riuscire ad aprire direttamente, ci sono dei corvi, per esempio i corvi della Nuova Caledonia, che addirittura sono in grado non solo di usare strumenti ma anche di fabbricarli. E quindi diciamo i nostri corvi, le cornacchie grigie o non so bene quale specie esattamente, vabbè in montagna vabbè, sono altre specie, però voglio dire, quindi all'interno comunque dei corvi esistono sicuramente specie che usano strumenti e addirittura li fabbricano, quindi il comportamento che diciamo di cui lei mi parla sicuramente è un segno di intelligenza, nel senso che imparano a sfruttare in maniera intelligente le risorse che hanno a disposizione. In questo senso sì, si può parlare di intelligenza e di capacità di imparare a sfruttare bene le risorse a disposizione. I meccanismi però che sono alla base dello sfruttamento di queste risorse a volte cambiano notevolmente, perché nel caso di mettere la noce ad aspettare che ci passi sopra una macchina può essere semplicemente un meccanismo associativo, cioè ho visto che c'è una noce per terra, ci passa sopra la macchina e si rompe.
non è che, come dire, io capisco che diciamo la ragione per cui il fatto che il peso della macchina è in grado di rompere la noce, quindi tant'è che ad esempio non sono in grado loro stessi di utilizzare delle cose pesanti per rompere i loro stessi. Quindi, però questo non vuole nulla togliere a questo tipo di capacità di comunque utilizzare in maniera intelligente le cose, diciamo, che hanno a disposizione, anche se non tutti arrivano a fare, diciamo, comportamenti complessi, ecco. Grazie. E sì, toccava a questa fanciulla. Eccoci. Allora, innanzitutto grazie per i bellissimi interventi, veramente molto interessanti. E a me sono sorte due domande, una per quanto riguarda l'ambito linguistico e una invece per quello artistico. Inizio da quello artistico e poi passo al linguistico, così cerco di risolvere questo trauma. E, parlando di arte o paleoarte, permettetemi il termine, tra Neanderthal e Sapiens, si è parlato appunto, o meglio, si è aperta una discussione sulla presenza di un linguaggio o un pensiero simbolico e iconico. Ora, anch'io sto cercando un qualcuno con una verità in tasca, però volevo innanzitutto capire esattamente una differenza che può esserci dietro appunto a una statuina antropomorfa oppure a in generale un manufatto o un dipinto, appunto come l'uomo con la testa d'uccello. E perché immagino ci sia anche una scelta nel tipo di linguaggio utilizzato così. Quindi se si riusciva un attimo a capire, anche a fare un pochino di luce anche sulla diversità del pensiero che poteva esserci tra Neanderthal e Sapiens, quindi partendo in questo caso dall'arte. Quella invece linguistica mi incuriosisce sapere come spesso ci sia il problema del correlare il tratto, quindi il linguaggio scritto, al fonema. E in questi casi, soprattutto anche per lingue passate, come ci si approccia allo studio di fonemi non scritti, ma che lasciano comunque una traccia? Mm-hmm. Cioè, non so se mi sono spiegata. Prego. Ci vorrebbe, come è accesa? È acceso? Sì? Ci vorrebbe molto tempo per rispondere a questa domanda. Mi limito per brevità a suggerirle una lettura su questo, l'ultimo Neanderthal di Giorgio Manzi, edizione Il Mulino, in cui si tenta di esplorare anche proprio il modo, no, in cui questi nostri antenati potevano pensare, sognare, comunicare, no, dando anche spazio alla famoso ambito dell'irrazionale, dell'inconscio, non solo del conscio. Era gente che seppelliva i morti innanzitutto con dei riti. Abbiamo trovato delle sepolture accurate con resti di fiori, no? di pollini lasciati sui resti, lasciati sui cadaveri, in maniera esornativa, in maniera ornamentale. Abbiamo anche dei a Fiumane nel nord-est in Veneto abbiamo trovato degli oggetti decorativi, quindi che non assolvevano a una funzione, che non servivano per spolpare della carne o per lavorare, no, delle pelli, avevano una funzione ornamentale. Questo significa avere una funzione simbolica a livello mentale, fatte soprattutto con delle piume bellissime colorate di uccelli. Per una questione anche anatomica, Neanderthal non poteva che alzare le braccia fino al livello delle spalle, non poteva alzarle di più, quindi per esempio gli sarebbe stato impossibile, no, dipingere sul soffitto di una grotta. Cioè, noi siamo molto legati anche al nostro corpo, che non ci siamo scelti. Il fatto che abbiamo due braccia, la postura eretta, che possiamo utilizzare le nostre braccia in un modo o in un altro, che abbiamo questo incavo
che permette di tenere in mano un bisturi, una bacchetta per dirigere un'orchestra, una penna oppure un'arma, ecco, è una cosa che ci siamo conquistati in milioni di anni, che è andata di pari passo con lo sviluppo anche cerebrale, come aveva già dimostrato l'eroe Guran, e che lascia ancora tantissimi interrogativi e perplessità sulla questione. Non sono sicuro di aver capito la domanda. Da notare che ho assolutamente omesso qualsiasi riferimento al linguaggio scritto, alla scrittura, perché mi avrebbe dilatato troppo l'argomento. Avrei potuto parlare del fatto che la nascita della linguistica storico-comparativa va quasi di pari passo con la decifrazione delle scritture scomparse, dimenticate. Champollion è il primo che proprio ce la fa completamente a decifrare la stele di Rosetta. Dopodiché a cascata, soprattutto nella parte lì del Medio Oriente, c'era una grande quantità di documenti in varie lingue, che vanno dall'accadico all'ittito, eccetera, eccetera, che sono state proprio con l'ingegno umano è riuscito a ricostruire così, insomma, no? Però anche bisogna dire che gli accadi, cioè gli antenati degli babilonesi, sono i primi a fare linguistica, nel senso che per conservare il ricordo del sumerico ci sono queste tavolette bilingui in cui a sinistra c'è scritto in sumerico, a destra la traduzione in babilonese, che è una lingua semitica abbastanza simile all'arabo, no? E questo è stato uno dei primi passi, diciamo, di una linguistica prescientifica, ovviamente. Si parte da 3300 avanti Cristo. Prima, quando dicevo i nomi dei parenti stretti, cioè papà, mamma, eccetera, si attribuiscono questi nomi come già esistenti appunto a 50.000 anni fa, quindi c'è un'enorme differenza, no? Storica, cronologica. La lingua scritta è una conquista recente. Fra l'altro sembra che Champollion fosse dislessico, cioè avesse difficoltà a leggere il francese, che invertiva le lettere. Lui si trovava meglio con i simboli, e quindi 1500 caratteri egiziani per lui erano una festa rispetto all'alfabeto latino con la sua ventina, meno di 30 caratteri, insomma. Però non sono sicuro di aver capito la domanda, se mi scuso. Come si risale, cioè come si fa ad approcciarsi allo studio, alla ricerca di come si pronunciavano determinate parole che noi magari, di cui abbiamo testimonianza scritta, come per esempio i geroglifici, ma anche, insomma, non solo quelli egizi, anche altri. Beh, l'ingegno di molti linguisti che si sono coordinati anche nel tempo, insomma, no? Generazione dopo generazione è riuscita ad arrivare a risultati accettabili. Però nel caso dell'egiziano, noi in realtà non sappiamo bene come lo pronunciassero. Conosciamo benissimo il copto, che infatti Champollion aveva imparato prima di tutto il copto, che è un discendente, ma è come se uno conosce l'italiano e il latino fosse scritto in caratteri geroglifici, si tira a indovinare. Cioè, sappiamo le consonanti, ma le vocali assolutamente. C'è una lettura a Torino, nel museo, appunto, nel museo egizio, fanno dei corsi di egiziano. C'è un docente che legge, insomma, le iscrizioni che sono dentro il museo, ma c'è una convenzione, insomma, si inserisce la lettera E quasi sempre fra una consonante e l'altra, insomma. Quindi questo non è un risultato estremamente brillante, ma anche dopo Champollion non si è riusciti a fare niente di meglio proprio.
C'è una domanda da un ascoltatore in remoto, come si usa dire, che per Bandi, che è provocatoria e come tale è interessante. Viene da Anna Moretti e dice: se gli animali non hanno l'anima, quando è arrivata l'anima nell'uomo? E immagino che dietro ci sia il problema di definire bene che cos'è l'anima. Allora, scusate, io non posso resistere dal dirvi che io ho lavorato per alcuni anni con un collega che insegnava istologia ed embriologia, ma era anche un frate cappuccino. Quando beveva un bicchiere di qualche cosa si lasciava andare. E mi ricordo che c'è stata tutta una lunga disquisizione su non so più quale teologo, il quale sosteneva che l'anima arrivasse al terzo mese. E questo, come potete capire immediatamente, ha delle implicazioni bioetiche non indifferenti. Ecco, ma non so bene cos'è l'anima, tu ne sai? Beh, diciamo che se ci poteva essere un problema a parlare di coscienza, il problema a parlare di anima può anche crescere. Allora, io qui siamo al Darwin Day, per ovvie ragioni io ho adottato un approccio fisicalista, quindi l'approccio alla riflessione o allo studio della coscienza è un approccio che parte dal presupposto che sostanzialmente ciò che esiste in qualche modo è il prodotto della materia e delle leggi fisiche. Esiste questa cosa straordinaria che è appunto quella cosa che io molto semplicemente ho chiamato qualia, nel senso che le cose straordinarie che poi Homo sapiens ha fatto in termini di pensiero, di filosofia, di arte, di cinema, di cultura e di teatro, però hanno la base un mattone, no? Che è il fatto di sentire. No, io non ho idea se questo oggetto senta qualcosa, ma sono certo di sentire, e per abduzione assumo che il mio gatto, quanto io sento, lui stesso possa percepire un dolore o qualcosa di piacevole. Ovviamente potrei anche concludere che solo io sento, non ho nessuna certezza di ciò che gli altri sentono, quindi un approccio, se vogliamo, dell'unica verità a cui abbiamo accesso, che è la verità cartesiana, diciamo, che viene indicata come solipsistica. Però io parto dal presupposto che voi esistiate, che voi ci siate, che il mio gatto ci sia e che tutti noi si abbia percezione positive o negative. Ora, cosa sia l'anima a questo punto non lo so, nel senso che in questo approccio fisicalista io assumo che l'anima sia comunque il prodotto di un'attività elettrochimica del mio cervello. Se poi siano fenomeni quantistici o solamente gestione dell'informazione non lo so, però temo che la mia coscienza sia il prodotto di questa attività, e temo, o forse per fortuna, quando morirò probabilmente anche questo si spegnerà. Ma ovviamente questo non implica che una persona non possa e non debba avere fede nel caso, e quindi immaginare di poter possedere un'anima immortale. Però io l'invito che vorrei fare, se così la si vede, è di attribuire l'anima anche al proprio gatto, al maiale, a una vacca e a qualunque animale che dia la sensazione di avere una capacità di percezione. Tra l'altro ho scoperto nel preparare questa presentazione che uno, diciamo, degli autori che ha anticipato i tempi parlando della psiche degli animali è Martinetti, filosofo milanese, ed è stato uno dei 12 non firmatari del giuramento di fedeltà al regime fascista. Quindi è un'indicazione di una persona che aveva una empatia straordinaria nei confronti degli animali. Sono convinto che se lui avesse dovuto pensare di sé o un'anima, avrebbe attribuito l'anima anche agli animali. Quindi io non credo di avere un'anima, credo di avere semplicemente una coscienza. Sono certo che il mio gatto, così come il vostro gatto, il vostro cane, la vacca, il maiale, molti altri, forse anche i polpi, no? Forse anche le cavallette, ma mi fermerei, io tendo a fermarmi al mio gatto, che è l'animale a me più vicino, che se abbia questa coscienza e se io ho l'anima, sono certo che l'abbia anche lui. Quindi l'anima, se l'abbiamo, non posso non pensare, e quindi devo per forza di cose pensare che sia immortale, se lo sia anche l'anima degli animali. Io non ho un'altra possibilità che questa: o mortali tutti o immortali tutti.
Beh, mi pare che questa riflessione di Claudio Bandi possa servire bene per chiudere. Mi spiace di dover tagliare un sacco di domande, però è la 1:10, magari qualcuno vuole andare a mangiare qualcosa prima di ritrovarci qua alle 2:30 per la seduta pomeridiana. Grazie mille a tutti i relatori. Sì?